qualche stagione, lo sta dimostrando veramente con continuità e gli auguro il meglio a partire da lunedì, però per domenica deve andare in un'altra maniera. E beh, caro coach, non poteva dire cose diverse Pietro Aradori. Stefano, hanno scelto un momento particolare, no, per la svolta della propria stagione e anche quella della squadra. Da Tom ha parlato della sconfitta di Milano, quella che ha dato consapevolezza a Roma di poter essere grande nonostante i due punti persi. Pietro Aradori, le sue partite più importanti a Montegranaro, 24 punti, a Milano dove nell'ultimo quarto ha deciso il derby con i suoi 25. E poi Pietro Aradori ha avuto questa promozione sul campo da Trinchieri coach di sistema. Lui è l'unico giocatore al quale a Cantù viene permesso di isolarsi in un quarto di campo con i suoi compagni che aspettano il suo uno contro uno, quindi è una promozione di eccellenza a alto livello. Da Tome, giocatore da 3 e da 4 nei quarti finali delle gare per attaccare con efficacia e non solo accontentarsi di queste straordinarie percentuali al tiro da 3 punti che dopo mostrerai, e quindi che diventa giocatore chiave anche a livello di passaggio e falli subiti. Eppure Stefano, guarda le ultime 5 partite, a parte la straordinaria stagione di Datome che praticamente in una sola partita delle 17 non è andato in doppia cifra, Aradori invece nelle ultime 5 sta andando in doppia cifra con numeri pari a quelli di Datome lungo tutto l'arco della stagione. Sono numeri di eccellenza per due giocatori troppo importanti per il nostro campionato e per la nostra nazionale. Stefano, a maggior ragione se dovesse partire Manu Gianmarcoscivili, Aradori diventerebbe la pietra angolare del progetto Cantorino per il resto della stagione. Pochi giorni fa, proprio quando sono venuti a intervistare qua al Pianella Pietro Aradori, è nato un simpatico siparietto con la conferenza stampa di coach Andrea Trinchieri andata in scena prima dell'intervista di Pietro Aradori, con un bel paragone animalesco, chiamiamolo così, tra i due. Ce lo sentiamo insieme. Ma secondo me la cosa che ha Pietro veramente speciale è la sua mentalità. Lui ha, tra virgolette, la mentalità del grande campione. Cioè lui ha la durezza mentale di voler andare anche contro 5 persone e dire io le batto tutte 5. E secondo me questo è una dote veramente che non si trova, non si compra e non si impara. Questo mi fa assolutamente enorme piacere e diciamo che magari in tanti lo pensano dentro di sé, tanti giocatori pensano io sono un campione, io sono, però poi la cosa difficile è dimostrarlo o comunque farlo vedere a delle persone che ne capiscono. Cioè, se io dovessi paragonare Pietro a un bel animale, uno squalo, cioè lui è proprio lì ed è pronto ad approfittare, appena sente il sangue lui t'addenta. Pietro, se fossi un animale, quale saresti? È uno squalo, mi piacerebbe e voglio essere uno squalo. Perché Andrea Trinchieri ha appena detto, se dovessi pensare a Pietro Aradori come un animale, direi che è assolutamente uno squalo. Ovviamente non ci siamo messi non ci siamo trovati a parlare di animali, però la pensiamo nella stessa maniera. Stefano, da oggi diventa Pietro lo squalo Aradori. Ma certamente adesso abbiamo capito perché Trinchieri gli dà un quarto di campo. Trinchieri mi sembra un bel bocconcino per uno squalo, no? E quindi è chiaro, gli dà un quarto di campo per tenerselo buono. Ci insomma. Sta, sono parole mi sembra molto importanti, investitura, non dico clamorosa, ma insomma mi sembra notevole. Quello di cui parlavamo, come dall'altra parte, c'è quella silente per Datome con quel doppio ruolo, e quindi vedere questi due ragazzi stasera qua con un ruolo così importante ci fa solo felici. Possiamo allora andare a sentire, Stefano, una giornata molto importante direi per tutto il genere umano, visto che oggi è la giornata della memoria, una data importante soprattutto per uno dei due coach, ovvero Marco Calvani, che oggi festeggia la prima candelina da head coach romano, era esattamente il 27 gennaio del 2012 e gli veniva data l'investitura da parte del presidente Toti. Lo sentiamoci, tanto coach Marco Calvani quanto Andrea Trinchieri. 6 vittorie nelle ultime 7, 4 vittorie di fila, 3 trasferte di fila vittoriose, puoi fare tutte le scaramanzie che vuoi, la squadra è in forma ed è molto diversa pur essendo praticamente la stessa negli uomini da quella dell'andata. Avete acquisito consapevolezza, mentalità, maturità soprattutto, quindi questa sera forse potete giocarvela in modo anche leggero nella testa, o sbaglio? Ma quello che dicevo all'inizio, noi se manchiamo quando abbiamo iniziato la stagione, se abbiamo una colpa virgolettata, è quella dell'esperienza. E questa non è che la metti nel contratto quando firmi il contratto dei giocatori o dell'allenatore, e quindi questa cosa è una cosa che stiamo acquisendo in questi 4 mesi di lavoro, sicuramente ci è tornata utile. Credo che siamo, dal punto di vista del gioco, non abbiamo fatto il passo avanti che io mi aspettavo, non tanto per una volontà quanto per un discorso infortuni che non ci ha permesso di poter
avere anche una qualità di lavoro settimanale adeguata per fare quei progressi che io mi aspettavo. Quindi diciamo che da quel punto di vista non siamo regrediti, ma ci siamo un po' standardizzati, e quindi adesso pian piano, sperando di non avere più infortuni, vorremmo ricominciare anche a fare qualcosa per migliorarci sia in attacco che in difesa. Bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Stefano, credo di aver detto bene, no, nei confronti di Coach Cavani. Roma uguale negli uomini, ma molto diversa rispetto a un girone fa. C'è una maggiore consapevolezza della proprie forze, delle proprie capacità, c'è una crescita nelle ultime partite di Bobby Jones, che è un giocatore fondamentale perché gioca da 3-4, 4-3 e si compendia al meglio con Datome per la sua capacità di subire falli. Pensate, qualcosa come 7 subiti nelle ultime 4. Il tema dei falli subiti, dell'uno contro uno, della ricerca di Roma di andare a subire falli, è una delle squadre che subisce più falli, è uno dei temi della partita. Allora, se il nostro Marco Spoletini adesso in regia ci dà l'ok, sentiamo anche coach Andrea Trinchieri. Coach Andrea Trinchieri, Andrea, al di là dei complimenti che hai fatto a Roma un paio di giorni fa, voi avete un vissuto diverso, c'è cioè un'esperienza diversa che vi ha portato più lontano di loro, loro sono all'inizio, bella sfida, vincendo e confermando il più 14 dell'andata sareste 2-0, quindi con un qualcosa in più in cassaforte. Sì, è una bella sfida, due buone squadre in un momento della stagione particolare, perché siamo alle porte del Final Eight dove giocheremo ancora con loro, però questa partita conta tantissimo nel campionato, quindi noi non pensiamo assolutamente alla partita di Coppa Italia. I complimenti a Roma sono sinceri, li confermo tutto. A volte delle scelte drastiche poi portano al miglioramento, e insomma Roma quest'anno, allora, lo dico con grande candore, il mio voto di allenatore dell'anno va a Marco Cavani. Andrea, io provo a togliere il dente, poi magari il dolore resta. Quanto pensi di perdere Marcosvili da qua a poche ore o pochi giorni? Giustamente c'è una trattativa in corso e giustamente la società ha chiesto a tutti di mantenere il silenzio stampa. Penso che sia giusto così. Grazie. Sguardo e risposta di Andrea Trinchieri possono dire molto su quello che sarà il prossimo futuro di Mario Cianmarcosvili. Ci lasciamo per meno di 2 minuti e poi sarà palla 2 tra la Cheboletta Cantù e la Cerom. Benvenuti a bordo. Per il vostro comfort sono presenti 4 uscite e 5 posti. Per il vostro divertimento, 4 ruote motrici. Buon viaggio! Mini Countryman. Fino al 31 marzo, a partire da 19.990 euro o 198 euro al mese con 2 anni di assicurazione furto incendio in omaggio. Per molti uomini la rasatura è una cosa delicata. Prova Gillette Fusion Pro Glide con le lame Gillette più sottili di sempre. Più di un foglio di carta e anche di un bisturi. Rispetto al nostro miglior usa e getta, sottopone a meno stress la tua pelle scorrendo facilmente sul tuo viso. Fusion Pro Glide. Meno stress sulla pelle rispetto al nostro miglior usa e getta. Da Gillette. Hai capito che succede? Succede che con Opel GPL Tech oggi hai un finanziamento a tasso zero e fai un pieno da soli 26 euro. Fatti bene i conti. La qualità Opel è tua a condizioni straordinarie. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese, oggi a tasso zero. Succede solo nella pubblicità? No. Qualità Opel, approvata dalla vita vera. Anche sabato. Bruciori di stomaco frequenti e rigurgiti acidi rovinano la tua vita quotidiana? Malox Reflusso, con una sola compressa al giorno, riduce la produzione di acido alleviando il bruciore fino a 24 ore. E per i bruciori meno frequenti puoi sempre provare Malox. Sono medicinali, leggere attentamente i fogli illustrativi. Di nuovo in onda dall'NGC Arena di Cantù. Stefano, io ho letto molta preoccupazione sul volto di coach Andrea Trinchieri riguardo alla situazione di Manu Cianmarcosvili, ricordando anche che tra una decina di giorni circa queste due stesse squadre si ritroveranno per aprire le Final Eight di Coppa Italia al Forum di Assago. Parlavamo di un giocatore, stiamo parlando di un giocatore
decisivo da sesto uomo nel pieno della maturità, sempre più di 16 punti partendo dalla panchina contro le squadre di vetta di questo campionato, quindi è comprensibile. All'andata una delle quattro gare non in doppia cifra della sua stagione, chiuse con 5 punti in 19 minuti, ma pensate, in doppia cifra nelle ultime 9, di cui 5 da sesto uomo. Questa è la vera evoluzione che ha deciso coach Andrea Trinchieri nei suoi confronti, con 16 di media, 44 da 2, 50 da 3, 95% liberi e quasi 4 rimbalzi e mezzo, a testimoniare l'importanza fondamentale soprattutto a livello di leadership e di carisma all'interno dello spogliatoio canturino. E la capacità di fare la scelta giusta al momento giusto, cosa sulla quale doveva lavorare, lo ha fatto in maniera, secondo me, veramente ammirevole. Qualche chicca come al solito con i numeri della prepartita che possono più o meno testimoniare quella che è stata la storia tra Cantù e Roma. A Cantù si passa difficilmente, lo sa bene Gigi D'Atome, Stefano, che a parte i numeri straordinari della sua stagione, qui al Pianella ha sempre faticato molto, massimo in carriera di 12 punti, 2 l'anno scorso, anche tanti 0. Prima della partita ci ha detto: questo è un campo fantastico dove venire a giocare, però evidentemente questo fantastico un po' lo patisce. Beh, ma queste situazioni sono fatte per essere ribaltate, uno stimolo in più per fare meglio. Ma sulla gara di oggi ci sono dati importanti, parlavano del Aradori, del fortino proprio, delle proprie partite casalinghe, le 7 vittorie in casa, con numeri di eccellenza per la squadra a livello di percentuali di tiro, di assist, insomma di qualità tecnica. E dall'altra parte le 6 vittorie di Roma fuori, attenzione, con più del 40 da 3 queste vittorie fuori e con più di 40 rimbalzi e 24 falli subiti, insomma tanto atletismo, tanta energia, tanto uno contro uno. Abbiamo prima visto Brooks che sarà per nel quintetto pronto a giocare dalla piccola per come sempre ormai Brooks parte nel quintetto e Marco Fili come sesto uomo, e la sua marcatura su D'Atome sarà importante. 3 falli domenica nei primi 2 quarti sulla marcatura a Venezia su Diawara, e questo scontro in uno contro uno sarà fondamentale. Jordan Taylor contro Jonathan Tabu, il duello dei JT, visto che nome e cognome iniziano con le stesse lettere tanto per l'uno quanto per l'altro, ma anche il duello ad alta quota tra Gani Laval e Alex Taius, il primo contro il secondo schiacciatore del campionato, 50 schiacciate addirittura per lo statunitense di passaporto nigeriano che andrà a saltare con Marco Cousin. Si prospetta una gara assolutamente molto spettacolare. Prima della palla 2, allora, pur senza la grafica, nel time out arriveremo a darvi i risultati completi. Milano ha battuto Bologna, Sassari ha letteralmente schiantato Montegranaro, Pesaro sta portando in porto la vittoria contro l'Anginico Biella, parità e supplementare ad Avellino tra la Sidigas e la Cimberio Varese, punto a punto la partita tra la Juve Caserta e la Vanoli Cremona, e tra Reggio Emilia e Venezia il vantaggio all'ultimo minuto della Reyer fuori casa. Brooks dopo la palla 2 con il primo possesso in favore dei canturini, gestito ovviamente da Jonathan Tabu. Lui ne resta molto alto, pur essendo nella sua stagione peggiore almeno per quanto riguarda i numeri, lui ne sta crescendo nelle ultime 2 partite. Si va subito per il duello tra Jeff Brooks e Gigi D'Atome, lo vuole attaccare con quel fisico, poi Roma pasticcia sul controllo che era nettamente suo e la Val finisce per buttare fuori il pallone. Ci ha messo lo zampino così con le sue lunghe leve per andare a condizionare il rimbalzo, vedete, a 2 mani, non ha potuto prenderlo la Val con 2 mani. La rimessa dunque per i bianchi padroni di casa, con Cousin che scambia subito con Tabu. E la zona sulla rimessa 2-3. Laterale, 2-3 per Roma. Aradori va la Cousin, se c'è una mattonella, quella è la sua, sbaglia il primo tiro della sua partita. Rimbalzo è di Schitz che prova subito a far spingere per Roma, anche se poi Taylor vuole cercare di ragionare sul primo attacco romano dell'incontro. D'Atome aspetta l'uscita dei blocchi di Phil Gossin, palleggio insistito, Cousin prova a contenerlo, si butta dentro, lo scarico è per un liberissimo Schitz che va a schiacciare la prima inchiodata della partita, i primi 2 punti per il 22enne di Gnidia in Polonia. E vediamo da questa premiazione la capacità di attaccare in uno contro uno di Roma e la schiacciata sulla buon passaggio interno. Brooks vorrebbe Radori, invece va a centrare da Cousin che poi resta alto per andare a bloccare, rolla trovandosi libero poi ma viene ignorato da Lunen e arriva l'aiuto con stoppata di Gani Laval. Gossa per D'Atome, arma subito la mano da 3 punti, prima conclusione dalla lunga per
Il 25enne di Olbia si spegne sul primo ferro, il primo tentativo dall'arco dei 6,75. Blocco ruvido di Cousin che permette a Tabu di penetrare. Lo scarico per Cousin che risponde alla schiacciata di Scezza, anche lui con la Biman. Pick and roll centrale, mancato aiuto difensivo di Lavalle, buon assist. Taylor va subito a chiamare lo schema con Tabu che prova a pressarlo, dagli fastidio prima di passare la metà campo. Ancora Jordan Taylor in palleggio con la mano sinistra, ora con la mano destra. Lunin prova ad aiutare, si va da Laval che va con la mano mancina in avvicinamento. Ferre e Tabellone gli dicono di no, ma c'è il tocco di Schiz fuori, molto prezioso a garantire l'extra possesso romano in attacco. Gossi in palleggio, arresto e tiro dalla lunga, altro errore, mani fredde per Roma in questo inizio di partita. Se togliamo la schiacciata del polacco, Aradori si butta in contropiede, subisce anche il fallo e realizza il primo canestro della sua partita. Lo squalo Aradori, 4-2 Cantù. Va a contatto con la spalla sinistra per avere la sicurezza di avere l'equilibrio, lo vedete, si protegge bene, canestro fallo. 12 di media nella sua stagione col 63,3% da 2, l'abbiamo visto, percentuale veramente alta per il 24enne di Brescia che converte anche il libero, primi tre punti della sua partita, e Roma che resta sotto di tre lunghezze. Avete visto qui Goss dire a Taylor vai via, faccio io il playmaker, la capacità delle due guardie di Roma di giocare in due ruoli è uno dei segreti. La Val vuole mettere giù il pallone, va in avvicinamento ma arriva il fischio di Seghetti che dice infrazione di passi. Stefano, se il tuo lungo prende palla e va in palleggio insistito non è mai una buona idea se parte così tanto lontano dal canestro. Diciamo è che così lo aspettava, lui era a testa bassa, non ha tirato da 5 metri. Aradori apre soltanto adesso il palleggio, la Val prova a venire in aiuto, c'è un giocatore in maglia Roma che finisce letteralmente per terra, Jordan Taylor, e secondo Paolo Quacci è palla in attacco di Marco Cousin. Cousin ha bloccato e ha tagliato. Resta molto perplesso Andrea Trinchieri della panchina, sa perfettamente quanto conti l'aspetto dei falli. Qui c'è la sbracciata con la mano sinistra, è chiaro che la differenza di chili e centimetri pesa molto in favore di Taylor in questo caso. In questo caso sì, anche se Cousin a onor del vero aveva anticipato l'inizio del taglio, era in leggero vantaggio. Soltanto prima avremo i risultati definitivi disponibili, ve li mostreremo. Vi annuncio già anche di restare con noi durante tutto l'intervallo, mentre Cousin va a restituire con tanto atletismo la stoppata dopo il fallo in attacco. Dicevo, restate con noi anche durante l'intervallo perché ci saranno tanti contributi molto importanti, da un'intervista con il capitano della nazionale Stefano Mancinelli, al centro anche lui, come Manu Cialmarcosvili, di voci di mercato molto interessanti che lo danno vicino al banco di Sardegna-Sassari, e anche e soprattutto, questo molto per interesse verso i tifosi di Cantù, un'intervista con il prefetto di Milano per tutto quello che è successo, vedi alla voce trasferte vietate per i tifosi, che ci spiegherà un po' quello che è successo nell'ultimo periodo. Ma restiamo in cronaca diretta perché Roma recupera il pallone in difesa con l'ottimo anticipo di Datome che mette in movimento Phil Goss, che preferisce rifiutare il tiro per mettere in movimento Schitz, palla dentro e fuori e rimbalzone difensivo di Jeffrey Brooks. Altro buon tiro da 5 metri, ha sempre più del 50% e sono in tiro in Schitz. E qui un altro ribaltamento anticipato dalla buona lettura intelligente di Goss. Altra stoppata però, ancora copero difensivo, questa volta non di Cousin ma di Brooks, che va a mettere una pezza a un momento di particolare confusione tecnica sul campo. Siamo ancora fermi sul 5-2. Tabu chiude il palleggio, vuole Cousin che preferisce ribaltare con le braccia di Datome e Stefano che però erano già molto tese verso la sua faccia, verso il pallone. L'avete visto prima era stato intercettato un passaggio di Brooks, adesso quello di Cousin. Qui vediamo l'atletismo di Brooks difensivo, sono squadre, e stiamo parlando con Brooks e Roma, tanti atleti capaci di usare le braccia sulle linee di passaggio. Tabu per Aradori, che ha quella minima esitazione che gli costa molto caro perché infrazione di passi. Aveva già preso palla con l'idea di tirare, ha cambiato idea praticamente all'istante, ma gli costa molto caro. Aveva visto una possibilità di penetrazione. È vero 5-2 per Cantù, ma 4 palle perse in 4 minuti. È un trend assolutamente da sistemare per Andrea Trinchieri, che adesso continua a protestare con gli arbitri anche dopo questa chiamata da parte dei tre in maglia arancione. Fasi molto spezzettate del gioco dall'inizio dell'incontro. Stefano, è già secondo fallo per Cousin dopo meno di 4 minuti. Calvani parlava dell'esperienza dei suoi.
Però pensate, nelle partite vinte perdono quasi 20 palloni perché giocano ad alta intensità, vuole limare questo, però è quasi un'abitudine perdere palloni per la squadra di Roma per il ritmo alto alla quale vuole giocare. Intanto al 44esimo ad Avellino è di nuovo parità, 80 pari tra la Sidigas e la Cimberio, mentre era finale il clamoroso successo della Juve Caserta 74-73 sul campo di Navanoli, che aveva condotto per larghi tratti della partita, così come finale 75-69 dell'Umana Reyer Venezia sul campo della Trenkwalder Reggio Emilia. Altro fischio intanto per gli arbitri e palla affidata alla rimessa laterale di Alexander Schitz. Roma che ferma ancora i due punti proprio con la schiacciata del polacco, che hanno aperto di fatto la partita. E poi fra palle perse e tanti fischi arbitrali, ripetiamo un'altra volta, fase molto confusionaria del match da Tome in palleggio insistito, un paio di crossover, tiro da tre punti e secondo errore della sua partita fuori dall'arco del 6-75. Lui che tira col 48-5 dall'inizio del campionato ad oggi e che peraltro lo pone al terzo posto di questa speciale mini classifica dei tiratori da tre punti. Invece viceversa un pallone in una zona di vuoto totale, 6 le perse totali delle squadre. E quinta in altrettanti minuti per Cantù, che continua con una palla persa al minuto. Goss, mentre Brooks resta malamente sul parquet dopo la botta presa. Appena Marco Spolettini sarà in grado di farcela vedere, anche perché Brooks è ancora nella stessa identica posizione. E Seghetti chiama immediatamente i sanitari sul parquet. Stava difendendo su Datome, che era andato spalle a canestro, c'è stato un contatto, eravamo coperti dal corpo di Brooks, non possiamo sapere qual era stato il comportamento di Datome nel contatto. Botta di sicuro violenta, perché Brooks molto a fatica si muove sul parquet, è aiutato molto molto lentamente dai sanitari canturini. Guardiamo sulla sinistra, appena in ingresso del vostro teleschermo, il gomito di Datome che va ad impattare sul collo, credo addirittura, di Jeffrey Brooks, che adesso si rialza giustamente tra gli applausi del pubblico. Certamente sbotta la presa è anche forte e speriamo soprattutto che possa rientrare in partita e che stia bene. Attimi certamente di paura, perché Brooks è rimasto davvero per tanti secondi immobile nella stessa posizione sul parquet. 5-18 intanto alla fine del primo quarto, ancora ancorati a quel 5-2 con il vantaggio cantonino che dice più 3. Eccolo qui il duello ad alta quota con Gani Laval, che prende subito Alex Taius in post basso e lo porta vicino al ferro. Qui ha ragione lo statunitense di passaporto nigeriano. Bel reverso lane di fondo, grande velocità. Aradori chiude il palleggio, vede Taius che vuole restituire immediatamente il canestro subito alla difesa di Roma. La Valle è rimasto molto indietro e alla fine Phil Goss, se non ho visto male, anzi Jordan Taylor, è costretto a spendere un fallo per non vedersi schiacciare in testa. Quello che impressiona di Taius è questa capacità di entrare e di essere subito protagonista facendo le cose alla massima velocità e alla massima sicurezza. Attenzione, perché secondo fallo per Cusin da una parte, ma secondo anche per Jordan Taylor dall'altra. Molto presto nella partita Taius va a sbagliare il libero a disposizione, lui che in effetti tira col 61,5%, non di certo tra i più precisi in Serie A e nemmeno in maglia canturina in questa stagione. Fa 1-2, sblocca e smuove un po' il risultato, che dice adesso 6-4 per Cantù, quando abbiamo già svoltato la prima mini boa della partita durante il primo quarto. Telo si butta dentro, alza per Laval con il classico gioco tra i due, ma la difesa canturina chiude molto bene. Aradori lanciato in contropiede con il reverse, stato di grazia, l'abbiamo detto nelle ultime 5 per Pietro Aradori, gli riesce tutto, ha una fiducia enorme nei suoi mezzi, in quello che sta facendo. Bel canestro e time out per la difesa di Roma. Manu Calmarcosvili mi sembra entrato però molto bene, coach, passaggio in campo aperto per il compagno, il primo bel assist per il georgiano. E Pietro Aradori, avete visto, anche stavolta è andato a cercare il corpo del difensore col quale andare a contatto, con la ricerca di fare canestro e fallo proteggendoci col corpo. Un punto in più, giocare queste situazioni per giocare un punto in più è data ai giocatori di un certo livello. Il passaggio ben fatto, la ricerca di questo contatto. 8 punti di Cantù, 5 quelli di Pietro Aradori, che per ora sta tirando con il 100% nella sua partita, raccogliendo anche due rimbalzi già con due falli subiti e anche con un assist, mentre qui
anche i tifosi della Virtus Roma, arrivati in trasferta. Intanto non è ancora finale, ma è ancora punto a punto in quel di Avellino. 83-82, 44esimo, meno di un minuto alla fine. È ancora la capolista che non riesce a portarsi a casa i due punti con una Sidi Casavellino che oggi dal benvenuto in Serie A coach a un grande giocatore come Lakovic. Jaja Lakovic, l'uomo dell'ultimo tiro in tutta Europa. Intanto Brooks mi sembra assolutamente ristabilito in panchina, parla tranquillamente con il capitano, ovvero con Nicolas Mazzarino, e quindi non dovrebbero esserci problemi per rivedere il 23enne di Louisville, Kentucky, in partita nei prossimi minuti. Goss contro Aradori. Per Roma di fatto ancora nessun cambio, Calvani continua con gli stessi cicli con cui ha iniziato la partita. Taylor va, lui adesso in palleggio a resto tiro, corto, il rimbalzo è di Tajus. Bello vedere quei due volare per cercare di prendersi il rimbalzo l'uno prima dell'altro. Tabù costretto ad andare a sinistra, lui non rifiuta, appoggia il tabellone ma sbaglia la conclusione. L'ombra di Gani Laval che si faceva sempre più imponente su di lui, forse lo ha costretto all'errore. Taylor prova a penetrare lui con la mano sinistra ed è il fallo dell'altro JT, ovvero Jonathan Tabù. Tabù non si è trovato completamente libero davanti al canestro per un errore difensivo e probabilmente ha smarrito sicurezza nel tiro qui. Adesso viene cambiato. E finale, scusa Stefano se ti interrompo, finale d'Avellino, Varese e Spugna al Pala del Mauro, 83 per la Cimberio, 82 sì di Casavellino. Vittoria d'autore questa di Varese, campo d'ex di Vitucci con il Lakovic in campo alla prima partita. Analizzeremo tutto nell'intervallo, oltre ai contributi di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Taylor con la palla per Gani Laval, questa l'abbiamo già vista più e più di una volta in questa stagione, ma funziona sempre e sarà particolarmente complicato per la dirigenza romana che fin qui ha lavorato benissimo, Stefano, cercare di trattenere la prossima stagione questi due ragazzotti a Roma. Marco Svili apre il palleggio, prova a battere Gigi Datome, rimbalza in attacco di Alex Tajus che è entrato in questa partita con una rabbia clamorosa. Diversi punti consecutivi e ottimo impatto dell'americano di passaporte nazionalità israeliana. Già in un momento eccezionale, poi alla memoria dell'8-8 della partita di andata proprio a Roma, dominò completamente l'area, eccolo qua. Non solo il secondo re delle schiacciate, ma va benino anche per le stoppate. 1-1 a partita ed è tanto stoppatore lui quanto Gani Laval, bel recupero qui in difesa. Poi è primo da due punti, tira più del 75%, in 19 minuti prende 5 rimbalzi, è stupefacente quanto produca in 20 minuti e non è un'arte per tanti questa, soprattutto per i lunghi che di solito hanno bisogno di più tempo per carburare. All'andata, come ci ha ricordato coach Michelini, 18 punti e 6 rimbalzi. Molto bene a Venezia nell'ultima, nonostante la sconfitta, con 15 punti, 4 schiacciate, 7 su 9 da 2 e 5 rimbalzi. Qui prova Goss a mettersi in partita. Lui che, come avete visto nella grafica prima della palla 2, quando vede Cantù, vede la migliore avversaria in termini di punti della sua carriera italiana. Aradori non ha ancora aperto il palleggio, poi il blocco di Tajus, resta lì Laval. Arriva il fischio di Quacci che dice fallo del numero 31 su Pietro Aradori. Qui il bel arresto e tiro con il long two, ovvero con il tiro da due dalla lunga distanza di Phil Goss. Ritorna sul parquet dopo una gara d'assenza anche Lollo D'Ercole, preziosissimo cambio tra i piccoli a disposizione di coach Calvani, tanto quanto lo è, anche se sta ancora cercando i suoi meccanismi, Kevin Anderson dall'altra parte. Qui attenzione, D'Ercole ha deve riabituarsi a giocare, ha condizionato la difesa di Roma, lui era uomo, gli altri a zona, ma si sono adattati bene e hanno avuto fortuna su questo. Adesso Calvani parla con la panchina, lo vedete proprio di questo. Meno due palle in mano adesso per la CEA, proprio in palleggio con Lollo D'Ercole, aspetta l'uscita di Phil Goss, è ancora davanti a sé Aradori, poi Laurent vorrebbe penetrare, si fida del suo tiro dalla medio-lunga distanza, fa male perché qui la palla termina sul primo ferro molto corta. Il rimbalzo di Martilinen che ha sbagliato il tiro allo scadere nell'azione precedente in attacco di Cantù, addirittura Tajus si fida del suo tiro dalla medio-lunga distanza. Aradori arriva
dal nulla da dietro, pur non riuscendo a ribadire i due punti. Da Tome spinge in contropiede, Loro prova ad appoggiare al tabellone, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, esattamente Alex Taius. La rimessa è per il giocatore in maglia rossa. Loran non è precisamente un grande atleta, è un giocatore tecnico, non ha piedi eccezionali, ha buon tiro, ma lo vediamo anche qua, condizionato dalla buona difesa. Da Tome il duello adesso tra le due ali piccole, probabilmente migliori del campionato. Cani Laval non soltanto si porta a casa i ferri di ogni palazzetto in cui va, ma tira anche dalla medio-lunga distanza. Memore della palla persa prima con Cousin dal post alto, stavolta segnato, apprezzabile crescita tecnica. Ardori fuori per Anderson, Ardori rivorrebbe il pallone, ma c'è D'Ercole su di lui, costretto Anderson a prenderla molto larga, mancano 5 secondi per chiudere l'azione. Marcosvili da 7 metri abbondanti. Primo ferro e tabellone a dirgli di no, e punteggio che resta basso sul 10 pari a meno di 90 secondi alla fine del primo quarto. Goss centro area, Anderson rinviene su di lui con la stoppata, ma fallosa secondo gli arbitri. Due liberi e bonus raggiunto anche per Cantù con il numero 5 per Goss in lunetta. Diegos, che cosa ha fatto? O batti nettamente l'uomo e ti arresti con un metro di vantaggio, oppure sai che sta recuperando, prendi una posizione per cercare di tirare proteggendoti col corpo e subire fallo. Trentello a Brindisi per lui nella gara vinta in rimonta e recupero nell'ultimo quarto. Stiamo parlando di Philip Phil Goss Jr., il trentenne di Washington. Coach, nelle ultime tre però è sceso, non è mai andato in doppia cifra. 7 contro Biella, poi 17, anzi sì, bene contro Montegranaro, e poi di nuovo male con Pesaro con 5 punti, 2 su 9 al tiro. Pensate, le prime 13, 48% da 3 punti, ultime 3, 25% da 3 punti. Però lui ha quella cosa di cui parlava Calvani, insostituibile, l'esperienza, che in questo caso non è la somma delle cattive abitudini, ma le buone abitudini di un giocatore che è cresciuto d'esperienza nella sua storia italiana, in tutte le squadre dove è stato. Roma mette la testa avanti con i due liberi proprio del suo numero 5. Cambio, esce Aladori che va a rifiutare negli ultimi secondi del primo quarto. Entra il cardinale Nicolas Mazzarino, un altro coach che a proposito di calo e di numeri deve registrare, probabilmente per la prima volta di sicuro da quando è a Cantù, un calo decisamente notevole. Anche qui, prime 11 giornate, 6 volte in doppia cifra, 9 di media, 49% da 3. Ultime 5, 0 gare in doppia cifra, 3 punti di media. È sceso da 25 minuti a 15 sul parquet e soprattutto al 30% da 3 punti. È umano anche lui, Ma al di là del fatto che sia umano, abbiamo fatto vedere la crescita di Aradori, ok? Brooks dà la piccola titolare, Marcosvili a questi livelli, ci sta che il cardinale per un attimo stia dietro la porpora. E attenzione anche al ragazzo che ci ha appena mostrato il nostro regista, che è entrato sul parquet per gli ultimi secondi, ovvero Matteo Tambone, nato sia a Graz ma assolutamente è romano e molto molto protagonista, se ci lasciate l'espressione, nelle ultime uscite, anche vista l'assenza di Lollo D'Ercole. Qui bel canestro intanto che riporta Roma avanti. Mazzarino esce dai blocchi davanti a sé D'Ercole, Lunen che resta alto, va da Kevin Anderson in palleggio, vuole affrontare proprio Tambone, ancora palleggio insistito, crossover, si butta dentro, Anderson alza la parabola, tiro molto complicato allo scadere, esce, Roma non potrà andare fino in fondo, May prova a spingere con Datome che al posto che cercare la conclusione vuole il passaggio, ancora per Alexander Schitz. Quanto altruismo da parte di Datome quando spinge in contropiede, anche col passaggio prima, Stefano, a costo di sbagliare qualche potenziale assist in più, Datome vuole coinvolgere i compagni. E lo fa al meglio, prima era andato al tiro sfruttando un mismatch, qui lo fa facendo giocare, coinvolgendo i compagni, perché sa che il giocatore leader poi va a prendersi le responsabilità nel terzo e nel quarto, soprattutto quando la partita prende i momenti più importanti. E qui andiamo a vedere come tatticamente sfrutta meglio, state a vedere, un cambio, ok. Finisce con Lunen, marcato da Lunen, parte, fa un perfetto reverse, tira in allontanamento, questo è un canestro di grande qualità e soprattutto consapevolezza dei propri mezzi. Primi due punti della sua partita in 8 minuti. E riguardate Coach Calvani con le indicazioni a Lorenzo D'Ercole. E intanto Stefano, parlando di Matteo Tambone, che abbiamo detto prima, 18 anni, nato a Graz, ma ribadiamo assolutamente romano poi di crescita. 5 punti contro Pesaro, 2 minuti in campo nelle prime 13 giornate, nelle ultime 3 quasi
12 minuti e mezzo di media sul parquet, 2,7 punti, anche un 2 su 2 da 3 contro Pesaro, 5 punti in 18 minuti. Altro non c'è da dire, diamo in bocca al lupo a lui per questa avventura. Intanto resta sul parquet per difendere gli ultimi 18 secondi su Anderson. Lunen dice calma perché sul cronometro ci sono ancora tanti secondi a disposizione per l'attacco a Cantorino, sotto per la prima volta di 4 lunghezze in questa partita. Marco Svini in palleggio insistito, vuole la resta e tiro con un piede sulla riga dei 3 punti, quindi tiro che comunque sarebbe valso non più di 2. Dotto a metà campo, buono, primo ferro, e lui non ci va mai lontano anche con conclusioni di questo tipo. Primo quarto a basso punteggio, 12 a 16 per l'Acea in trasferta, con 6 punti di Gani Laval e soltanto 2 di Gigi Datome. Quando Datome non segna tanti punti e Roma riesce comunque a giocare bene, a vincere, per Calvani è sempre un ottimo segnale. Quest'anno è successo una sola volta a Brindisi con Datome a 6 punti e Roma in grado di piazzare un 19-0 in apertura di ultimo quarto e vincere. Vuol dire che Roma sta diventando grande davvero. Intanto in questo quarto costringe al 26% al tiro Cantù, e sappiamo quanto Cantù abbia qualità, prima in tutte le gare, situazioni di tiro da 2 punti, da 3 punti, quanta qualità abbia. Per quanto riguarda invece la difesa di Cantù, c'è da dire che da quando è uscito Cousin, nonostante Taius abbia fatto grandi cose in attacco, le percentuali di Roma sono cresciute in maniera altissima, e anche la crescita, l'entrata di D'Ercole è stato importantissimo per la scioltezza e la fluidità del movimento dei romani. Avete visto lo striscione dei tifosi di Cantù che sono riappropriati della propria curva e del tifo dopo le 4 trasferte consecutive negate da parte dell'osservatore delle varie prefetture. Vi ricordo allora anche l'intervista durante l'intervallo con il prefetto di Milano, il riferimento ai tifosi di Cantù era i 15 minuti di anticipo con cui sono state decise di giocare le gare della Coppa Italia per salvaguardare il tifo non soltanto di Canturini ma anche dei varesini e di tutte le altre tifoserie che andranno al forum in Coppa Italia, perché addirittura a un certo punto, Stefano, sembrava che la Coppa Italia dovesse restare quasi a porte chiuse visto quello che sta succedendo in questo momento con le trasferte, tante negate, non soltanto ai tifosi di Cantù, ricordiamolo anche a quelli di Pesaro o piuttosto che a quelli di Caserta. Perfetto il prefetto con un gioco di parole, e perfetto l'intervento della FIP, della Lega, insomma una cosa che si è risolta al meglio per il bene di queste meravigliose partite, tutti questi derby, questa identità bella che vogliamo vedere in maniera corretta sugli spalti e sul campo. E siamo assolutamente contenti che la Coppa Italia si potrà disputare al massimo delle potenzialità. Intanto è pronto a ripartire il secondo quarto con Roma avanti 16-12 ed Ercole confermato, anzi qui è Tambone, sì, confermato anche Ercole sul parquet insieme a Schitz, Datome e Laurent. Primo fischio lontano dal pallone per le sbracciate reciproche di Datome e di Manocer Marcosvili, più violenta secondo la terna arbitrale, quella del numero 9 Giorgiano. Qui vedete, Datome va a spalle canestro contro Marcosvili, a 5-6 centimetri di vantaggio, li va a sfruttare al meglio, si guadagna un buon fallo. Datome mai con cifre di questo genere in Serie A nella sua carriera, 17-9 in 34 minuti. Ricordiamo che solo a Brindisi non è andato in doppia cifra, il suo season high proprio all'andata con 24 punti e 4 su 6 da 3 punti. Il tocco di Marco Svini che mette in movimento Tambo in contropiede, Bobby Jones che rinveniva su di lui lo costringe a passare il pallone per Jeffrey Brooks. Bella notizia rivederlo sul parquet ad inizio secondo quarto, e fallo guadagnato proprio dal numero 15. Lo vediamo da ala forte schierato insieme a Taius per dare quella verticalità, quell'atletismo e quella imprevedibilità quale l'attacco Cantorino ha bisogno. Mani fredde però per entrambe le squadre da 3 punti, 0 su 1 per la Checoletta, 0 su 3 per la CEA. Da 3 punti meno male che erano la seconda e la quarta forza del campionato, per ora nessuna delle due ha visto il fondo della retina. Siamo a inizio gara e è una partita che le squadre si stanno conoscendo e stanno schierando tutte le proprie forze. Abbiamo già visto diversi quintetti anche atipici già in così poco tempo di gioco. Brooks con 1 su 2 dalla lunetta riporta ad un solo possesso di distanza, anche se pieno di 3 punti, la sua Checoletta. Datome senza metter giù il pallone in allontanamento con il suo classico movimento sbaglia il tiro, si lotta a rimbalzo con il pallone che era rimasto in zona d'attacco per la CEA, anche se poi l'ultimo tocco è proprio del qui inquadrato Alexander Schitz che consegna il pallone ai bianchi Brianzoli. Qui ha fatto un gran lavoro Schitz, ma andare al tiro in controtempo contro Taius e Brooks al sasso, fidandoli al salto, non era la migliore delle idee.
Marcosvili, adesso va lui a prendersi il fallo, questa volta fischiato contro la difesa di Gigi Datome, sperando davvero che non sia l'ultima partita in maglia Cantù di Marcel Marcosvili. Ve lo ricordiamo, se ancora non eravate collegati con noi, trattativa aperta con il Galatasaray, che vuole a tutti i costi, dopo la positività all'antidoping di David Hawkins, portarlo in maglia giallorossa di Turchia. Tayus, bello il movimento, questa volta non ha davanti i centimetri di Gani Laval, che ne concede diversi Alex Schitz, e allora lui con un bel movimento in post basso fa meno uno Cantù. Bobby Jones ancora in palleggio, aspetta l'uscita di Ercole, su cui difende però molto bene Jonathan Tabu. 6 secondi per chiudere l'azione, 5 secondi, 4 secondi, 3, Trinchieri vorrebbe un'infrazione di passi dalla panchina che non arriva, arriva comunque l'errore del numero 6 ex Pistoia, e il rimbalzo difensivo di Cantù che può rimettere la testa avanti, si va ancora da Tayus, ancora una buona linea di fondo, ma questa volta arriva l'errore con il rimbalzo, comunque un attacco di Jeffrey Brooks. Quando i due sono insieme da 4 e da 5 la coppia funziona. Cambia il modo di giocare di Cantù, diventa meno prevedibile, più atletico, più istintivo. Fallo adesso fischiato dal primo arbitro dell'incontro, ovvero Seghetti, contro Gigi Datome. Secondo fallo anche per lui, questa volta pesa di più perché costa anche la palla persa. E cambio con Gigi Datome che va in panchina. Phil Goss e Jordan Taylor che ritornano sul parquet insieme a Bobby Jones e Gani Laval. Marcosvili, blocco di Tayus, chiude il palleggio numero 9, cambia completamente lato per Nicolas Mazzarino, che prova a far impazzire con le finte Bobby Jones, e poi con Tayus trovato libero al centro dell'area un istante prima che andasse su per disintegrare il ferro, arriva l'infrazione rara, ma arriva l'infrazione di 3 secondi proprio contro il numero 16 israeliano. Ricordiamolo, l'arbitro conta 1001, 1002, 1003 e poi fischia. Taylor in palleggio adesso con la mano sinistra, linea di fondo di Phil Goss che esce per ricevere il pallone, lo mette giù adesso, 10 per chiudere l'azione, Tayus prova a contenerlo, poi il duello con Marcosvili, Goss va dentro, l'ultimo tocco dovrebbe essere suo con il piede sinistro, vede molto bene Paolo Quasci appostato sulla linea di fondo ed è un bel recupero difensivo per la Chebolletta. E qui forse invece c'è un forse deviazione non di Taylor ma quanto di Marcosvili, difficile da vedere anche poi nel replay piede. Con il piede, quindi l'ultimo tocco potrebbe essere stato di Marcosvili e non di giocatore in maglia Roma, anche se la chiamata comunque non è stata corretta. Tayus prova contro Bobby Jones e Gani Laval, decide di andare a cercarsi guai eppure trova comunque il fallo che lo porterà in netta per due liberi. Tayus come spazia bene al centro dell'area, qui vediamo il piede di Marcosvili poi sfiorato ultimo dalla tocco. Punta del piede. Perfetta allora Romano. La chiamata, perché l'ultimo tocco in effetti con il piede destro del giocatore in maglia Roma, non due liberi ma solo rimessa in favore della Chebolletta, che ritrova sul parquet con ovviamente il caloroso applauso da parte del suo pubblico il capitano Marco Šekić, anzi il vice capitano Marco Šekić. Fuori proprio Tayus, Mazzarino arma la mano da tre punti, continua però nel suo momento negativo, fuori dall'arco di 6,75 con il rimbalzo difensivo per Roma, adesso sotto di uno e già in bonus con ancora tanti minuti da giocare. Jones con spazio fuori dalla riga dei tre punti, mattonata con tabellone ferro che gli rifiutano la conclusione vincente. Marcosvili con qualche difficoltà e poi Šekić viene trovato da un passaggio illuminante. E Cantù adesso prova a mettere la testa avanti con una certa convinzione. Bello l'assist. E soprattutto bravo Šekić qui a farsi trovare pronto. 7-0 di parziale, come giustamente ci mostra la nostra grafica in questo quarto. Bella palla dentro di Jordan Taylor per Gani Laval. Questa volta non arriva una schiacciata, ma resta comunque il bellissimo assist a centro area per l'ottavo punto del giocatore di Roma. È uno dei temi classici questi passaggi in alto per l'atletismo di Laval. Meno uno, gara ancora molto equilibrata, questa volta il fischio va contro Marco Šekić, credo di aver commesso evidentemente blocco in movimento comunque irregolare, andiamo a rivedere. Allora posta le braccia, Mazzarino tuo era in vantaggio netto, non c'era bisogno di quell'ulteriore contenimento che ha fatto Šekić sul giocatore che era già in ritardo. Fallo c'era.
6 minuti all'intervallo lungo e Cantù adesso avanti solo di uno con Roma, che ha la possibilità di riprendere la leadership della partita. L'ultimo tocco sul tentativo di penetrazione di Jordan Taylor è di un giocatore in maglia bianca, crediamo Jonathan Tabu, e quindi la rimessa con ancora 11 secondi sul cronometro di 24 per chiudere l'azione è per l'Acea. D'Ercole palleggio con la mano sinistra, vuole il duello per poter prendere in velocità Mazzarino sfruttando il blocco di Bobby Jones, anzi di Gani Lavala, centro area, un po' di problemi a controllare il pallone, e Shekic che lotta come un leone contro il giocatore di passaporto nigeriano, strappandogli letteralmente il pallone dalle mani. Attacco importante adesso per la Cheboletta, anche se Brooks tiene il pallone fermo per tanti secondi. Tabu vuole andare a sinistra e arma la mano da tre punti, eccolo qui Jonathan Tabu, e arriva il primo canestro da tre dell'intera partita. Più 4 adesso per la Cheboletta, ma Roma palla in mano. Laval si sente adesso l'assenza di Datome sul parquet. Goss con la mano sinistra per Taylor, resta Laurent anche se si ritrova il pallone tra i piedi dalla parte opposta del campo. Goss molto corto con la difesa di Cantù che provava a tornare immediatamente su di lui, spinge sull'acceleratore Jonathan Tabu per Mazzarino, 0 su 2 da 3 punti per lui, e ancora continuano le polveri bagnate per il Cardinale. D'Ercole dall'altra parte invece, dopo la tripla di Tabu risponde l'altro play e la partita ritorna ad essere in grande equilibrio. D'Ercole ha il coraggio di fermarsi da 3, poteva andare fino in fondo, è talmente sicuro del suo tiro in questa sua stagione precisissima al tiro da 3 punti. Fantastico anche per lui, e allora prova a rispondere Marcosvili, arriva però l'errore e Roma adesso ha una delle tante possibilità per riprendersi la testa della partita nel punteggio, 22 Cantù, 21 Roma, 4 e 10 al termine del secondo periodo. Laurent la finta soltanto di tiro da 3 punti per Laval, e a quel punto Shekic decide di spendere il fallo ed evitare la schiacciata sulla sua testa. Avete visto Laurent? Lento ma tecnicamente apprezzabile il suo movimento, ha potuto riuscire a trovare il nuovo angolo di passaggio, perché anche Shekic non è sicuramente un giocatore rapidissimo. Facce diverse a livello di dinamismo della partita. Fuori Marcosvili, che per quanto dice l'atteggiamento del suo corpo non è particolarmente soddisfatto della sua momentanea prestazione. Laval intanto dalla lunetta, nonostante il 49,2% della sua stagione sin qui. 9 punti, già 5 rimbalzi in 12 minuti sul parquet. E fa un incredibile per lui 2 su 2, arrivando a 10 punti, primo giocatore in doppia cifra dall'inizio dell'incontro. Pronto Cusini intanto sul cubo del cambio a rientrare sul parquet. Tabu dentro per Shekic, lasciato colpevolmente solo dal mancato recupero difensivo, questa volta colpevole di Laval. E lo vedete qui, l'ha recuperato, è stato bravissimo sul recupero difensivo a trovare un passaggio verticale. Ancora pick and roll centrale, vediamo se verrà giocato all'alto o basso. Laurent per Goss, che voglio rivedere in questa azione, perché con un assist forse non particolarmente volontario il pallone arriva comunque per un'altra schiacciata a Gani Laval, e guardate quanti punti in area, siamo quasi al 50% per entrambe, anche più per Cantù. Arriva un altro errore però nel tiro pesante dalla lunga distanza per l'attacco canturino, e Roma adesso che può cercare di riallungare in questo mini vantaggio che dice più uno per chi era in possesso del pallone. Phil Goss prova ad arrivare con la mano sinistra fino in fondo, ma c'è il fallo su di lui, di Marco Shekic. Uno degli obiettivi di Roma è attaccare il pick and roll anche sui cambi, Shekic, per metterlo in difficoltà col dinamismo del piccolo, ma è stato bravo Shekic qua a recuperare, probabilmente il fallo col corpo o sull'avambraccio col braccio sinistro. 4 punti nella sua partita e Cusin che ritorna. 2 punti in 3 minuti nella vittoria contro la Virtus Bologna per Shekic, non è entrata a Venezia, meno di 4 minuti per lui, che ancora paga il lento e complicato recupero dall'intervento al ginocchio dello scorso anno. Comunque Cantù ha già utilizzato 3 centri, pensate un po', così che è rientrato a 2 falli. Goss trasforma dalla lunetta a 3-0-6 dall'intervallo, pronto intanto a ritornare sul parquet anche Bobby Jones.
Stefano, di Bobby Jones dovremo parlare perché ci ha messo tanto per cercare di integrarsi nel gruppo di Roma dopo uno strepitoso campionato l'anno scorso in Lega 2, mentre qui c'è l'extra possesso dopo il rimbalzo offensivo di Laurent, ma nelle ultime uscite anche Bobby Jones sta diventando un fattore fondamentale per l'attacco della CEA. Stasera è molto macchinoso, non riesce a entrare in partita secondo me fisicamente, ma subisce 7 falli, tira il 50, prende 7 rimbalzi e soprattutto equilibra bene l'attacco come regista aggiunto di Calvani. Laurent intanto senza nemmeno arrivare a sfiorare il ferro, a Radori con la mano sinistra, Laval arriva dappertutto e strappa anche questo rimbalzo dopo l'errore con la mano mancina del giocatore di Brescia, ovvero Pietro Radori, con Roma adesso a quota 26 e di nuovo con la possibilità di allungare. Il punteggio che resta complessivamente particolarmente basso. E D'Ercole prova allora ad allungare la striscia dei suoi canestri positiva, che dice 5 punti nella sua gara e time out immediato per coach Andrea Trinchieri. Guarda un po' cosa ha fatto D'Ercole qua, aveva segnato in transizione prima da 3, qua ha rinunciato col braccio in maniera eloquente, ha detto rigiochiamo sta palla, l'ha fatta giocare alla squadra e poi guardate che cosa è andata a inventare quando si dice prendo fiducia col gioco, anche se un ragazzo che ha già tanti anni di campionati da veterano, insomma qua ha dimostrato di essere veramente padrone del gioco in grande fiducia. 24 anni di Pistoia con un massimo in carriera di 17 punti contro la Virtus, eccolo lì Stefano, non ha mai giocato e segnato così tanto in A, è a 24 minuti di media e 6,3 punti, 46,2 da 3 nella sua stagione, con un 24 su 52 prima di entrare in questa partita, non ha mai tirato così tanto bene fuori, lo ricordiamo, nella vittoria contro Pesaro per infortunio. Coach Calvani lo ha lasciato recuperare bene, era già in difficoltà nella partita precedente contro Montegranaro, sta rispondendo molto bene con 5 fondamentali punti. E qui abbiamo visto quello di cui parlavamo prima, la capacità di Laurent di passare la palla, quel passaggio schiacciato e poi al volo l'assist per la Valle, buon attacco a 3, buon triangolo dell'attacco di Roma. Roma che arriva a 4 vittorie di fila, 6 nelle ultime 7, 3 trasferte portate a casa consecutivamente, con un Gani Laval che vuole certamente diventare MVP di questa partita. Per ora ci sta riuscendo discretamente bene con 12 punti e 5 su 8 da 2, anche quel clamoroso 2 su 2 liberi e già 7 rimbalzi nella sua partita. Lunen è ritornato sul parquet dopo tanti minuti, va da Brooks che vuole attaccare Bobby Jones col suo fisico, trova lo spazio per passare il pallone a Tabu che sbaglia la conclusione da 3 punti, è ben posizionato Brooks che si va a prendere rimbalzo in attacco non trovando compagni, dice anche se sono fuori ritmo cerco comunque di piazzare un buon tiro che vale almeno 2 per Cantù. Si è aggiustato bene, i piedi puntavano bene il canestro. Goss con deviazione di Jonathan Tabu che consente a Roma di avere ancora 15 secondi sul cronometro dei 24 per chiudere la sua azione in attacco. D'Ercole aspetta Goss e poi preferisce andare da Laurent che adesso vede Goss 10 per chiudere l'azione d'attacco della CEA. Ancora palleggio, crossover, mano destra, poi mano sinistra, Cusin arriva su di lui per la stoppata, cancellatela pure dalle statistiche perché arriva prima l'infrazione di passi con la conseguente palla persa numero 5 dall'inizio della gara per Roma. Qui c'è stato un momento nel quale sulla penetrazione di Goss 3 difensori hanno chiuso, probabilmente ha cambiato di passo l'infrazione chiamata. Tabu per pareggiare la partita da 2 o rimettere la testa avanti con un tiro da 3 punti. Aradori vicino alla riga di fondo con un controllo del corpo e del pallone complicato, ma c'è prima che Aradori possa mettere giù il pallone il fallo di D'Ercole su di lui. Lo vedete la grande tensione delle difese, Roma sta tenendo anche in questo quarto la che bolletta al 46%, la difesa di Cantù al 33%, quella di Roma. Continuano le basse, per non dire bassissime percentuali da 3 punti di entrambe, 1 su 7 per Cantù, 14%, 1 su 5 scusate per Alacea, 20%, mentre Aradori fa 2 su 2 e va a pareggiare, impattando a quota 28. D'Ercole adesso con tanti minuti sul parquet per lui, siamo già a quota 12 quando è entrato a fine primo quarto. Jones pareggio con la mano destra, accetta il cambio difensivo Cantù e si ritrova Cusin, ecco perché Jones vuole attaccarlo prendendo il centro dell'area, vicino all'infrazione di passi arriva comunque la palla persa con Tabu che vuole spingere, poi ci ripensa perché vede soltanto Aradori che era comunque chiuso dalle maglie difensive giallorosse. Tabu allora continua in palleggio insistito, mano destra, mano sinistra, ancora mano sinistra, resta
Schitz su di lui, Brooks chiude il palleggio molto in fretta, lui non vuole il tiro, non lo vuole nemmeno Tabu, sembra quasi non volerlo nemmeno Aradori, e alla fine ha ragione Roma, che recupera difensivamente con la stoppata, concedendo soltanto 3 secondi all'attacco canturino. Jones diceva agli arbitri con la sua mimica di corpo: ho fatto un grande lavoro, ho recuperato, non c'è nessun fallo. Aradori con gli occhi diceva: ma io non l'ho neanche chiesto. Vediamo questi 3 secondi. 3 per chiudere l'azione, 37-22 centesimi per chiudere il secondo quarto e andare all'intervallo lungo. La palla per Brooks, ottima rimessa per la Chebolletta, che più di così non poteva trovare, con 3 secondi ancora per chiudere l'azione. Ottimo schema la difesa di Roma qui, coach, colpevole però. Non sai mai dove è il merito di uno o dell'altra, però è chiaro che ti viene da dare brava Cantù, ma sbadata perlomeno Roma. Quasi 11 secondi di discrepanza tra il cronometro della partita per chiudere il secondo periodo e quello dei 24 a disposizione dell'attacco romano, che adesso è in palleggio con D'Ercole. Lo chiude per Laurent al centro dell'area, Scezza con la finta, poi vuole la mano sinistra, ma c'è il muro chiamato Alex Taius, anche se poi lui ne è sbilanciato e finisce per perdere il pallone. Con D'Ercole bravissimo a capire le intenzioni dell'americano, a mettersi sulla linea di passaggio e a consentire a Goss di poter andare sul pareggio. Non conta, o meglio conta il rimbalzo in attacco di Bobby Jones, ma non a sufficienza per trovare i punti del pareggio. Dopo un primo tempo con tanti errori, con tanta tensione sul parquet, c'è un bel 30 per la Chebolletta e un bel 28 per la Cea Roma. Ok, tante palle perse, è vero, 8 per Cantù, 5 per Roma, tanti errori al tiro, però tanto atletismo in campo a rendere regine della partita le difese in questi primi due quarti, che hanno visto lavorare speculamente le squadre, togliendo i punti di riferimento di entrambe le squadre. E eccolo, il 2 su 13 totale da 3 punti nella diretta conseguenza. A rimbalzi siamo praticamente pari, c'è un leggero più 4 per quanto riguarda i rimbalzi difensivi per la Chebolletta. Sui rimbalzi offensivi c'è assoluta parità, meglio la panchina sin qui di Cantù che quella oggettivamente più corta e forse anche un po' meno qualitativa per la CEA Roma, con soltanto 5 punti. Anche sugli assist siamo quasi pari, ma d'altra parte, coach, c'è soltanto più 2 all'intervallo. Facciamo così, andiamo adesso in fascia pubblicitaria, poi torniamo, Stefano Mancinelli, altri contributi, i risultati e la classifica e tanto di cui parlare. Altri 2 giri e sto in paradiso. Com'è? E com'è? È buono, è Lavazza. Certo, è qualità rossa, è sempre buono. Pensa che questo è lo stesso caffè che bevevo quando ero ragazza. Lo stesso, si sarà affreddato. Ma che ne sai? Mi fa tornare alla mente certi ricordi. Eh no, è buona, coprili. Lo sai che in paradiso i ricordi si vedono tutti. Ma che sei stata pure con Mariuccio, mio compagno di banco? Un bacetto. Un bacetto? Se ti vedesse papà. Qualunque cosa tu faccia con il tuo televisore, il canone è un'imposta obbligatoria legata al suo possesso. Il canone scade il 31 gennaio. Il nostro impegno, invece, continua tutto l'anno con 14 canali in chiaro davvero al servizio di tutti. B5 acqua. Dunque. Oh, ma già mezzogiorno. Mezzogiorno? Ma allora è l'ora del crodino. Ricky, ci sei? Ci sei? Ma che è arrivata, ma ha affondato l'incrociatura. Crodino, l'analcolico biondo, fa impazzire il mondo. Tutte le settimane le diverse bandiere del campionato di Lega Pro tornano a sventolare, a colorare gli stadi, ad unire in un abbraccio d'amore i tifosi e la loro squadra del cuore. Ogni lunedì alle 19.45 una rubrica dedicata e dalle 20.40 la diretta del posticipo. Lunedì Monza Savona, la grinta della Lega Pro, entusiasma su Rai Sport 1.
Entra nel vivo la stagione internazionale della grande pallanuoto. E continui sforzi, contatti, accelerazioni e tanti gol accendono lo spettacolo in acqua. World League 2013. Dopo il passo falso in Ungheria, il settebello azzurro, campione del mondo, davanti al suo pubblico, vuole tornare a vincere. Italia-Romania, martedì alle 20:30, solo su Rai Sport 1. Di nuovo in diretta dall'NGC Arena di Cucciago, intervallo lungo tra Cheboletta Cantù a quota 30 e AC Roma a quota 28. Coach, dei tanti errori abbiamo già detto, tanto per ribadirne uno, quello dei tiri da tre punti, lo facciamo perché Cantù e Roma sono la seconda e la quarta forza per percentuale in questo campionato nel tiro da tre, 1-8 per Cantorini, 1-5 per Roma, ma è chiaro che non ci si può e giustamente non ci si deve fermare alle conclusioni da tre punti per decifrare come è andato questo primo tempo, nel quale, Stefano, vorrei sottolineare anche qui, non tanto per insistere o per accanirci, sulla partita di Manuchar Markovšvili. 2 punti, 0-4 al tiro, soltanto 2-2 liberi, è vero 3 falli subiti, ma quella trattativa di cui abbiamo parlato con il Galatasaray, che forse gli farà terminare quest'oggi o forse no la sua avventura in maglia Cantù, di sicuro nella sua testa gira. Questo sembrerebbe dalla prestazione, ma lasciamo viceversa, abbiamo avuto un dato importante, i sette falli, 7 giocatori a segno per Cantù, e andiamo a rivedere, lo vedete, l'errore difensivo sull'ultimo tiro di Jones, che non ha difeso sul backdoor di Brooks, che ha tagliato senza lì, e qui vedete l'inferocito Marco Galvani, che pretende tanto, giustamente, ma soprattutto in questo caso da Bobby Jones, con l'esperienza che ha, di non subire un taglio come quello. Dicevamo, le difese hanno avuto il sopravvento sugli attacchi, e secondo me entrambi gli allenatori hanno preparato bene la partita per togliere le armi migliori agli attacchi delle due squadre, che abbiamo visto andare al tiro a tre punti entrambe, ma mai con un metro di spazio, un metro di vantaggio, sempre tiri non puliti, non chiari, non limpidi, e credo grande merito delle difese. C'è una buona partita, anche se soltanto con 3 punti, con l'unica tripla da parte di Jonathan Tabu, con 6 rimbalzi e 6 assist. Un Jonathan Tabu che dopo 3 gare di fila non in doppia cifra, ovvero la trasferta a Montegranaro, la partita con Reggio Emilia e quella sul campo dell'Emporio Armani, è ritornato sui suoi standard nelle ultime due, con 13 di media, 57 da 2, 42 da 3 e 4,5 assist. Lui che è anche un insospettabile rimbalzista, da 4 di media a gara, oggi è già a quota 6. Tabu è diventato un uomo molto importante negli schemi e nel gioco di Andrea Trinchieri dopo l'infortunio di Jerry Smith. Ragazzo che è partito da titolare dopo appunto il problema a Smith, prendendo un sacco di responsabilità al tiro, poi è passato alla capacità di costruire per la squadra, e stasera in una partita come equilibrio come questo, dare assist e dare rimbalzi vuol dire che è una maturità che continua ed è costante, e ribadisco, due squadre che tatticamente si conoscono e cercano di neutralizzarsi. Velocemente anche uno sguardo ai risultati e classifica prima di andare sui due contributi di cui tanto vi abbiamo già anticipato durante il corso della partita, con i risultati allora finali, come peraltro vi avevamo già detto anche durante la telecronaca: la vittoria del Banco di Sardegna con un'altra volta sopra i 100 punti, e non è decisamente la prima volta in questo campionato contro comunque una Sutter in grado di metterne 90 sul campo del Banco. La vittoria larga e facile dopo il primo quarto in svantaggio dell'Emporio Armani, che chiude 91-68 contro la Saietre Bologna. Adesso la parola crisi non la leverà nessuno agli uomini di Finelli, 7ª sconfitta consecutiva. Il derby della salvezza, anche se di derby ovviamente non si tratta, tra Scavolini, Banca Marche Pesaro e Angelico Biella. Ultimo posto, ma adesso 2-0 in stagione per la Scavolini, che allunga di 2 punti e che comunque anche in caso di arrivo in parità sarebbero comunque 4, visto il 2-0 proprio negli scontri diretti. Al supplementare vi abbiamo detto la vittoria della Cimberio, e poi Venezia che espugna il campo della Tranquvalde Reggio Emilia, per una classifica che dice Cimberio ancora e lassù in vetta dopo l'ottima vittoria oggi contro una Sidigas che schierava Jakalakovic per la prima volta in Serie A. Domani la partita tra Brindisi e Montepaschi, come detto appunto l'Angelico che resta ultima in classifica soltanto a quota 6.
Cambiamo adesso per il momento argomento, Stefano. Avevamo due personaggi molto diversi l'uno dall'altro, ovvero Stefano Mancinelli e il prefetto di Milano, sul momento particolare e delicato legato alle trasferte dei tanti tifosi, non solo di Cantù. Partiamo dal capitano della nazionale, su cui anche nei suoi confronti, oltre che per mano Marcosvili, ci sono importanti voci di mercato. L'ho intervistato per noi settimana Angelo Olivetto alla presentazione di quella che ormai è diventata per ora la sua prima attività, il negozio aperto con l'amico e calciatore, ex calciatore Marco Materazzi. Il mio lavoro è il basket, la mia passione, tutto quanto, questa è una seconda cosa che faccio, lo faccio per divertimento. Il basket sicuramente mi manca e voglio tornare a giocare con gli avversari, mi manca veramente tanto. Quindi non vedo l'ora di trovare una situazione giusta per andare a giocare. Ma non tanto, non ho trovato dal punto per cose economiche, lo fa adesso non ho trovato perché sono successe altre situazioni che non sono andate come dovevano andare. Hai sentito il coach Pianigiani? A settembre c'è l'Europeo, sei pronto? Sono prontissimo, l'ho sentito, però per altre cose, ci siamo sentiti per altre robe, perché ci sentiamo ogni tanto, lui è il capitano, lui è l'allenatore, ci siamo sentiti per sentirci come stiamo, tutto quanto, però non abbiamo parlato della nazionale, dico la verità, poi ne parleremo più avanti. Una situazione un po' particolare, il capitano della nazionale che è senza squadra. Sì, è molto particolare, però è così, è una cosa bella, però no, non è bello, sto scherzando. È una cosa, la prima volta nella storia forse che succede, una cosa del genere. Sono l'unico quindi, troverò qualche sistemazione fra un po' e sì, andrà tutto bene. Questo è europeo? L'europeo è duro perché ci sono squadre forti, abbiamo un girone difficile e quando... Adesso è presto per pensare all'europeo ovviamente, però se andiamo lì con la giusta mentalità secondo me possiamo fare qualche dispetto a qualche squadra forte. Mancinelli ci sarà con la fascia da capitano? Io voglio, spero di sì. Coach, sembra molto sicuro di poterci essere nonostante allo stato attuale delle cose Stefano Mancinelli non abbia ancora una squadra, ma c'è di sicuro forse più che un interessamento proprio del banco di Sardegna Sassa e di coach Meo Sacchetti nei suoi confronti. In questo momento il Mancio è capitano imprenditore e capitano non giocatore, ora ci auspichiamo tutto, ha lavorato tanto individualmente, ha detto ne siamo convinti che possa allenandosi andare... con Imola, ricordiamolo in questo con Imola periodo. E anche individualmente col coach Braviglieri, ci auguriamo che torni a giocare presto e anche lui deve giocare presto per dimostrare di essere ancora a livello di una nazionale che sicuramente sarà e potrà essere molto competitiva. In settimana dicevamo, abbiamo sentito anche colui che è diventato famoso, importante all'improvviso in ambito cestistico quando il 2 di gennaio ha firmato il divieto dei tifosi di Cantù di poter venire per la prima volta nei 150 derby di storia a Milano, ovvero il prefetto di Milano Lombardi, che ci ha spiegato il perché di quest'ultimo periodo particolarmente complicato, vedi alla voce trasferte dei tifosi del basket. Prefetto, mai così tante trasferte vietate ai tifosi come quest'anno, ma il basket è diventato uno sport così violento? Guardi, io non credo che sia diventato uno sport violento, tutt'altro. Probabilmente può darsi che la pressione che è stata fatta negli ultimi anni nel controllo delle tifoserie del calcio possa aver indotto alcuni che comunque hanno piacere di manifestare una certa effervescenza durante le partite possano aver scelto di trasmigrare come tifoseria nel basket, che naturalmente è uno sport molto più tranquillo per quanto riguarda il tifo del pubblico. Lei è diventato protagonista a inizio gennaio per aver vietato la trasferta a Milano dei tifosi di Cantù. Ma sono stato involontariamente al centro dell'attenzione, non perché naturalmente è un'attenzione che io abbia cercato. Ovviamente, verosimilmente, le squadre che hanno una maggiore rilevanza, che hanno una maggiore importanza anche nel campionato, è chiaro che sono quelle che probabilmente hanno rischiato di più di avere provvedimenti del genere. Noi stessi che a volte emaniamo questi provvedimenti di divieto, non solo nel basket ma come abbiamo detto anche in altri tipi di sport, riteniamo sempre che questa sia l'ultima ratio, cioè è un provvedimento che viene adottato quando non ci sono altri strumenti da poter porre in campo. Per il basket mi permetto anche di approfittare di questa opportunità per invitare anche le tifoserie insomma, a godersi di questi bei momenti di sport in tranquillità, insomma, evitando qualsiasi manifestazione che possa avere un aspetto di degenerazione. Insomma, ecco, quindi sono convinto che insieme alle misure che potrà porre in essere l'osservatorio vedrà che di queste cose fra un po' non se ne parlerà più. Insomma, questa è la mia previsione e anche la mia speranza.
Lo speriamo ovviamente anche noi, più che non parlarne più, speriamo che non accada più di non vedere nei palazzetti spazi così ampi e vuoti come ci è toccato vedere al Forum di Assago. Già il passo importante, Stefano, che dopo l'ingresso, l'intervento di Gianni Petrucci insieme al presidente di Lega Valentino Renzi con l'osservatorio al Viminale d'inizio settimana, è qualcosa di importante. La Coppa Italia, come abbiamo detto, vedrà tutte le tifoserie presenti con l'anticipo delle gare di un quarto d'ora per consentire un miglior deflusso prima dell'inizio delle seconde gare. Speriamo davvero che si sia chiusa questa pagina che in Italia a un certo punto è sembrata veramente prendere piede come mai nella storia della pallacanestro e di poterla dimenticare, insomma. Ne abbiamo già parlato, ci torniamo per l'ultima volta. Il rispetto per gli avversari nell'ambito di quello che sono le sfide tipiche italiane, che non dobbiamo rinnegare ma dobbiamo esaltare. La tanta passione e la tanta emozione sono la migliore prevenzione. Quasi tutto pronto per la ripresa delle operazioni qui alla NGC Arena con Cantù a quota 30, la CEA a quota 28, anche qualche numero dei singoli, un solo giocatore, ma probabilmente non poteva che essere così visto il basso punteggio in doppia cifra, è il numero 31 di Roma, ovvero Gani Laval. Il 24enne nato in Maryland, ma grazie al padre di origini nigeriane, di passaporto nigeriano e quindi da quest'anno considerato a tutti gli effetti comunitario. 12 per lui con 5 su 8 da 2 punti e 7 rimbalzi. Dall'altra parte bene Jeffrey Brooks, nonostante il brutto spavento con quella botta che lo ha costretto a stare per tanti secondi sul parquet. 7 punti in 14 minuti con 3 su 4 dal campo. E Pietro Radori, anche per lui, 7 punti in 13 minuti. E guardiamo un po' di numeri di squadra, la valutazione, quella che rappresenta la produzione delle squadre nei quarti, un secondo nettamente a favore della Chebolletta, 24 contro solo 8 di Roma. Attenzione però, Roma quest'anno 6 volte nel terzo e nel quarto quarto ha saputo produrre parziali di valutazione doppi o addirittura tripli della squadra avversaria. È vero, non contro le squadre della primissima fascia, ma lo ha nel DNA questa capacità col suo atletismo di cambiare le partite. Ancora ultimo dato, la produzione, come avevi detto prima, delle panchine, 11 punti per Cantù, solo 5 quella di Roma. Riprese le operazioni con il primo attacco del secondo tempo gestito dagli uomini di Andrea Trinchieri, con Aradori che poi ributta fuori per Tabu, che aspetta il blocco alto di Alex Taius, che adesso resta libero. Tabu invece preferisce andare dentro mettendosi in proprio. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Gigi Datome e non del giocatore belga qui inquadrato. Ecco perché è spiegata la rimessa da fondo campo con 9 secondi sul cronometro di 24 per l'attacco di Cantù. Brooks è ancora la zona in punta senza mettere giù il pallone per aprire il palleggio. Nessuno di Cantù l'ha ancora fatto, ma si arriva immediatamente al ferro con la stoppata e il recupero di Gani Laval su Taius. Bellissimo duello che questa volta dice e vede uscire vincitore il giocatore di Roma, con conseguente tripla che dice Roma 31 Cantù 30. Jordan Taylor, l'asse Laval Taylor, stoppata, contropiede, canestro. Tante, tante volte in questo campionato, l'abbiamo già detto all'inizio partita, abbiamo visto protagonisti questi due. Lunen con la finta prova a lasciare sul posto e ci riesce Alexander Schiltz. Benvenuto e ben iscritto anche alla partita per Martin Lunen. Perfetto per un ala forte, la finta di tiro, la partenza incrociata, tecnicamente bellissima esecuzione. In doppia cifra nelle ultime due uscite, ma mai così tanto a corrente alternata nei suoi 4 anni. Canturini! Decisamente infuocata la mano di Jordan Taylor nelle ultime due conclusioni, pesantissime, valgono 6 punti per la CEA. Un dato, non aveva mai segnato da 3 punti Taylor fuori casa. Dato giustissimo, coach, vado assolutamente a memoria, a 0 su 13 da inizio campionato. Questo è interessantissimo perché ne mette due consecutive che dicono adesso Roma più 2, anche se la gara continua a restare ovviamente punto a punto e in grande equilibrio. Roma aggiusta intanto la sua percentuale nel tiro da 3 punti e sale al 42,8% con il 3 su 7. Taylor ancora lui, adesso i compagni cercano di cavalcarlo. Mano sinistra, centro dell'area e palla fuori per Gigi Datome, che mette anche lui la conclusione fuori dall'arco dei 6,75. 3 su 3 da 3 nel secondo tempo, mica male l'inizio della CEA. E c'è anche qui lo zampino di Taylor con un passaggio perfetto sul lato debole. 9 punti grazie alle 3 triple del numero 21 e del numero 13.
che adesso difende su Pietro Rodori con tanto fisico, buttandosi all'indietro dopo l'uso del piede ferno. Pietro Rodori, canestro di grande classe, nono punto della sua partita per il meno 3 Cantù. Difficilissimo questo canestro, delle braccia del difensore erano lunghe e nella posizione corretta. Le abbiamo proposte nel nostro duello, è stato bellissimo questo che ha visto uscire vincitore Pietro Radori. Dall'altra parte invece c'è Gigi Datome che vuole subito riprendersi la scena con il suo quinto punto consecutivo, subendo anche il fallo e con il tiro libero aggiuntivo in arrivo. Guardate la meraviglia qui di questo duello, guardate, va a contatto con la spalla sinistra, si gira in reverse contro le braccia tese e dall'altra parte la capacità di Datome di rompere il piccherò, di andare fino in fondo. Fuori Taius, torna Marco Cosin, aveva ripreso l'americano di nazionalità israeliana, aveva ripreso lui in questo terzo periodo. Datome che ovviamente da lunetta non sbaglia mai in trasferta, in clamorosa striscia aperta, clamorosa anche la sua percentuale che lo vede al primo posto con 96,5% nella speciale mini classifica dei tiratori dalla linea del tiro libero. Aradori in palleggio insistito tra le gambe, poi lo chiude, vuole andare da Brooks che prende il vantaggio tutto di fisico su Datome, prende una sontuosa linea di fondo e soprattutto prende il ferro e lo piega con la schiacciata del meno 4. Va dentro l'area avversaria e questo è importante psicologicamente per l'attacco, eccola qui la schiacciata per l'attacco canturino. Cantù adesso in difesa con Taylor che vuole il blocco di Laval, apre il palleggio con la mano sinistra, di fisico prova a contenere Jonathan Tabu, ma per Seghetti lo fa in modo falloso sull'avversario. Taylor è dentro la partita, ha preso una fiducia enorme dalle due bombe, da quell'assist che ha fatto precedentemente, dalla palla recuperata. 6 punti per Datome inizio ripresa che lo portano a quota 8, era fermo a 2 punti messi a referto in tutto il primo tempo. Forma più 4 palle in mano con grande fiducia adesso a gestire l'attacco. Goss, Schitz vuole andare sul lato sinistro ma chiude molto in fretta il palleggio, mette in difficoltà Datome a cui resta un solo secondo, vicino all'infrazione di passi, alza la parabola, il canestro esce andando ben lontano dalla realizzazione, rimbalzo difensivo di Cantù con Tabo adesso in palleggio insistito, si ritrova davanti Datome con Roma che accetta il cambio difensivo, poi Laval ma Tabu sbaglia tutto, l'angolo del passaggio per Cousin è sbagliato e il Cuso non gliene manda a dire. Che cosa gli sta dicendo Cousin? Lasciami il tempo di andare contro Datome, di prendere posizione, poi ti richiamerò la palla. Insomma, aspetta un secondo e mezzo, due. Tabu bene per assist, 6 per rimbalzi, 7, ma 1 su 4 totale dal campo e ancora solo 3 punti grazie alla tripla messa a segno del primo tempo. Taylor adesso di nuovo ad affrontarlo, scivola centro area, arriva la palla persa numero 6 della partita di Roma. Aradori fuori dall'arco, nell'angolo, in e out, anche con un po' di sfortuna, rimbalzo poi di Schitz, sarebbe stata la palla del meno 1 che avrebbe rimesso tutto in discussione, e invece è ancora Roma più 4 con possibilità di allungare a più 6 o anche a più 7. Datome addirittura con la mano sinistra, qua ci dice canestro valido e fallo subito, magia di Gigi Datome. Guardate che cosa ha fatto, va contro Brooks, parte sullo slancio, Brooks fa un passo in avanti, gli incrocia e tira con la mano sinistra in controtempo. Quando si parla di sicurezza acquisita, lo vedete l'orrore di Brooks, fare un passo avanti con la gamba sinistra, lui chiede passi ma il passi non c'era, bravissimo Datome. Da vedere e rivedere altre volte, anche perché Stefano ormai questo ragazzo ha acquisito una tale sicurezza in se stesso. 8 punti per lui, 6 per Jordan Taylor e 14-6 di parziale dall'inizio del terzo quarto. Quanto è bella la conclusione di Datome. Parlavamo di questa capacità di Roma di partire spesso in questo campionato un terzo quarto in maniera autorevole, ecco qui questi dati, 5 su 6 al tiro, i 3 falli subiti, uno su 1 ai liberi, 14 punti contro i 6 di Cantù. I 3 su 3 da 3 punti come vediamo anche nella nostra grafica in sovrimpressione e massimo vantaggio adesso per Roma sul 42-36. Ancora ovviamente con il tiro libero a disposizione di Datome, arrivato come Gani Laval in doppia cifra a quota 10, ancora nessun giocatore di Cantù a raggiungere la soglia della doppia cifra in questa partita. Mazzarino e Taius ad aspettare il loro momento in panchina, mentre Datome può andare a convertire la sua giocata dopo la fantastica conclusione mancina con tanto di fallo subito.
e ovviamente i liberi non li sbaglia, nemmeno se fosse bendato. Kevin Anderson adesso a dare qualche minuto di respiro a Jonathan Tabu in cabina di regia. Aradori esce dai blocchi, a spazio, non può esimersi dal prendere la tripla, altra volta sfortunato ancora, con un po' di sfortuna, e la palla continua a girare sul ferro, prima in modo più netto, mentre Taylor vuole cercare il suo 3 su 3 personale, ci riesce e Roma arriva in doppia cifra di vantaggio, 46-36, momento buio, molto buio per la Chebolletta adesso, che richiama sul cambio con Andrea Trinchieri, Manu Gianmarcosvili. Aradori ancora da tre, e questa volta il fondo della retina viene trovato da Pietro Aradori. Dal meno 10 si torna immediatamente al meno 7. Importantissima questa bomba, soprattutto gli erano usciti in maniera beffarda i due tiri precedenti, non ha perso il controllo. Aradori arriva a quota 12, ma non si ferma neanche da Tome, che adesso, come si dice in questi casi, lo vede davvero molto grande quel canestro. Roma risponde di nuovo, 14 per da Tome, 6 su 10 totale di Roma da tre punti. A sua volta prova a rispondere così, in questo periodo è 5 su 5 dal 6,75. 3 su 3 per Jordan Taylor, 2 su 2 per Gigi da Tome. La qualità tecnica della partita si è alzata per la precisione al tiro, ma le difese non si sono adeguate, è soltanto la migliore qualità dell'attacco. Qui vediamo la Val che voleva correggere, era troppo alta quella palla da controllare senza perdere l'equilibrio. Qui vedete, sempre da Taylor arrivano questi passaggi. Partita che si è letteralmente accesa, coach, davvero negli ultimi secondi. E siamo assolutamente contenti che il livello tecnico e atletico della partita si sia innalzato. Kevin Anderson dopo l'assist di Pietro Aradori, tripla che però scheggia a malapena il specchietto ferro, molto lunga. Si è alzata la qualità tecnica di una partita dove, diciamo, le difese avevano il meglio sugli attacchi. Adesso abbiamo visto alcune prodezze eccezionali. Da Tome, palle gioca a mano destra, si prende una tripla da lontanissimo. Perché questo è un tiraccio sbagliata, tiro uscito non particolarmente brillante, per usare un eufemismo, dalle mani del numero 13. Aradori per Anderson, gira ancora il pallone, Lunen vuole iscriversi alle triple messe a segno negli ultimi minuti, non ce la fa. Altra conclusione da in e out da Tome. Adesso chiude molto in fretta il palleggio, cerca l'aiuto in post passo di Taylor con Anderson che per qualche secondo perde il controllo del corpo e finisce per terra, anche se Cantù riesce a concretizzare il recupero difensivo con Aradori, che poi rivorrebbe immediatamente palla da Kevin Anderson, che invece lo ignora, e si arrabbia tantissimo Trinchieri, che avrebbe avuto un'azione molto più ad alto ritmo in questa circostanza. E poi Anderson decide di fare tutto da solo con una brutta conclusione. Anderson non è ancora all'interno del sistema Cantù, sistema Cantù che ha prodotto buonissimi tiri poi sbagliati come l'ultimo di Lione in transizione nei primi 10 secondi. Trinchieri voleva quello sotto per la Val, così lo anticipa da Tome, non controlla, e ancora Trinchieri che dice ad Anderson di spingere per andare immediatamente dall'altra parte del campo. Lunen per Aradori, linea di fondo, uso della mano sinistra, ancora una conclusione di Aradori che gira sul ferro. Cusin arriva per primo sul pallone, e l'ultimo tocco, secondo l'arbitro Mazzoni, è del più inquadrato, Gigi da Tome. Trinchieri dice: noi abbiamo tecnica, capacità di tirare da tre in transizione, perché far schierare la difesa di Roma che atleticamente ci può creare difficoltà? Vuole questo dai suoi playmaker. Fuori un clamoroso Jordan Taylor da 9 punti con 3 su 3 dalla linea dei 6,75 in questo quarto, dominato però da Datome con 12 punti dei suoi 14 totali, e guardate il 21-11 di parziale con D'Ercole che va vicino anche al recupero. Resta Radore nell'angolo, non da 3 punti, e piede di Alexander Schitz. In questa azione avete visto le problematiche di Cantù a livello mentale, di preoccupazione contro la difesa schierata di Roma. Prima D'Ercole sulla linea di passaggio di Cusin, e poi quella successiva della difesa su Aradori. Marco Spolettini ci ha mostrato tutta la rabbia nei confronti del pallone da parte di Pietro Aradori dopo l'ennesima conclusione che ha girato sul ferro. Lunen che ha scambiato con Marcosvili, che però ha tenuto molto bene da Goss in difesa. Anderson ancora a complicarsi la vita, e soprattutto la complica Lunen. Eh sì, perché poi il tentativo di schiacciata, peraltro stoppato da Tome di Cusin, arriva ben fuori tempo massimo, oltre 24 secondi a disposizione. Che cosa è successo? Difesa zona 2-3 classica di Roma sulle rimesse, che all'improvviso a 8 secondi dalla fine diventa difesa individuale, e da qui l'infrazione di 24 secondi.
decima palla persa della partita per la Cheboletta, ferma a 4-8 la CEA. Laurent rientrato sul parquet al pari di Lollo d'Ercole. Goss aspetta proprio l'uscita dell'ex Cremona, ancora con il palleggio. Laurent 5 però per chiudere, la palla è ben lontana dal canestro. Goss lascia sul posto Radori e prova con il campanile morbidissimo a cercare il più 10, soprattutto Phil Goss lo trova. Parlavamo della sua esperienza, ne ha tanta nei secondi finali degli attacchi. Radori aspetta Marcosvili con tanta voglia di mettersi finalmente dentro questa partita. Parte con un fallo subito dal qui inquadrato Alexander Schitz. Si è preso un buon cambio, è andato a cercare un fallo giustissimo e vuole il suo regista Trinchieri. Fuori Anderson, dentro Jonathan Tabo, mentre qui abbiamo rivisto il tentativo di rubata non andato a buon fine con Roma, che adesso almeno inizialmente si rimette a zona di nuovo 2-3. E lo vedete, adesso si accoperanno uomo contro uomo, avete visto, quando la palla va uno dei lunghi di Cantù in posto alto si torna a uomo. E adesso Calvani cambia ancora difesa e sulla rimessa chiamerà la difesa individuale. Ultimo tocco, grazie qui al replay di Marco Spolettini, molto chiaro da parte dei giocatori in maglia rossa, con ancora 7 secondi per chiudere l'azione. Cantù sotto di 10, altra rimessa su cui la difesa di Roma si lascia trovare impreparata come nel primo quarto, e soprattutto fallo antisportivo fischiato contro la difesa romana. Allora Calvani aveva chiamato la difesa individuale su questa rimessa. Cantù, come sempre, maestra tatticamente a giocare. C'è stato un cambio tra due giocatori più lenti di piedi, Laurent e Cis, e il perfetto taglio di Lunen. Tavo con l'occhio con Trinchieri, dall'altra parte Schitz, D'Ercole e Laurent con Calvani. Mini time out in attesa che Lunen possa non soltanto tirare i due liberi a disposizione, ma poi anche mantenere il possesso per la Cheboletta. Avete visto, l'errore difensivo non era di comunicazione e di reazione, era fra i due giocatori più lenti della squadra di Calvani. Un anno oggi da allenatore della CEA Roma, subentrato il 27 gennaio scorso al posto di Lino Lardo, sta costruendo un bel miracolo cestistico con le risorse a disposizione di una Roma che ha rischiato addirittura la chiusura in estate. Aradori qui, coach, con una brutta persa, che è la numero 11 della partita canturina. Del resto ormai non poteva più tirare il mezzo gancio, guardate, era troppo lontano e c'è stato un buon recupero difensivo su così. Goss con Aradori che resta su di lui, passa sul blocco con ancora Aradori e la difesa di Cantù che preferisce non accettare il cambio. Schitz sulla linea di fondo, palleggio insistito, prova a prendere il centro dell'area, poi cambia la mano in aria. Cusin però chiude ogni spazio disponibile e qui questa volta la difesa di Cantù invece lavora molto bene sull'uno contro uno. Cusin è maestro, sappiamo ammurare, come si suol dire, i giocatori che cercano di prendere il centro dell'area in palleggio. Tabu con ovviamente la possibilità poi per Roma eventualmente di andare fino in fondo e non per questo attacco di Cantù. Marcosvili con la mano sinistra fuori per Tabu, importante se dovesse entrare Jonathan Tabu, meno 5 Cantù grazie al suo nuovo playmaker con la maglia numero 18 dall'infortunio di Jerry Smith. E adesso Cantù ha ancora un fallo da spendere in questa azione difensiva. Anche Roma avrebbe potuto spendere falli per non prendere il tiro da tre punti. Roma addirittura con due possibilità di fallo. Goss 5 secondi, 4 secondi, palleggio tra le gambe, tentativo di tripla che si spegne sul ferro. Cusin si gira e prova un'improbabile conclusione. Abbiamo ancora una partita nell'ultimo quarto da giocare sul 51 Roma, 46 Cantù. Roma che è stata anche per due volte più 10 e soltanto grazie alla tripla nel finale di Jonathan Tabu. Cantù prova a restare attaccata in un quarto, però Stefano, per intensità e per voglia messa sul parquet, dominato mi sentirei di dire da Roma. Questa grande partenza di terzo quarto, come abbiamo anticipato, è già successo diverse volte in questa stagione a Roma. I giocatori protagonisti li hai detti, da Tom e Taylor, di questa partenza, e guardate come sono migliorate le percentuali di tiro. E proprio allora andiamo a vedere Taylor che, incredibile, non aveva mai segnato fuori casa, seppur nelle tante vittorie 6 dei
romani, poi la crescita di D'Antoni quando va in questa trance di uno contro uno agonistica, difficile fermarlo. Le percentuali, la c'è al 61, 8 su 13 in questo quarto eccezionale, 7 rimbalzi come quello della Chebolletta, che comunque sta tirando a 6 su 15. E Stefano, 12 punti, 4 su 6 al tiro, un rimbalzo e due falli subiti potrebbero essere delle buone cifre per un'intera partita. Sono le cifre soltanto del singolo terzo quarto di D'Antoni. Qui vediamo l'esperienza di Gossi con l'ultimo tiro, ma sappiamo D'Antoni ha queste caratteristiche ed è per quello che diventa un giocatore un fattore, perché quando un giocatore in un quarto, giocando sia dalla piccola che dalla forte, può cambiare così le partite andando a riempire 5 caselle diverse, come dicevi, diventa un fattore. Questo è un fattore. Avesse fatto tutto questo con solo la casella del tiro piena, allora sarebbe stato una cosa importante, ma non un fattore. Come giustamente ci ha ricordato coach Michelini, 6 vittorie e 2 sconfitte lontano dal Palatiziano per la CEA Roma, 7 vittorie, una sola sconfitta casalinga invece per la Chebolletta, peraltro non su questo parquet, perché eravamo a Desio e la sconfitta era contro la Monte Paschi Siena, quindi il Pianella è di fatto ancora inviolato in questa stagione. Se Roma dovesse portare a casa 2 punti sarebbero decisamente importanti, anche perché ricordiamo che c'è quel più 14 che in questo momento dice Cantù della gara d'andata. In quell'ultimo quarto strepitoso, 7 su 8 da 2, 4 su 5 da 3 per Cantù a Roma in quella partita. Si riparte, almeno queste le decisioni di Andrea Trinchieri, con l'esperienza di Nicolas Mazzarino e con la voglia di Manocar Marcosvili di tenere attaccati i suoi alla partita. Ma il possesso è per la CEA. Taylor prova a battere Tabor, cambia completamente lato per Phil Goss, la tripla che non va a segno, il rimbalzo di un Jonathan Tabu arrivato a 8 nella sua partita. Clamorosa rimbalzo, non tanto nel punteggio, anche se importantissima la tripla di fine terzo periodo proprio del giocatore belga, qui in possesso di palla che vuole andare da Marcosvili, ancora il palleggio, vuole portare in post basso Goss, poi ci ripensa, prende il centro dell'area, classico movimento, classico tiro, classico canestro di Manocar Marcosvili. E Goss più di così onestamente non poteva fare. Reazione importante in apertura di ultimo periodo per Marcosvili, che riporta un solo possesso adesso la sua Chebolletta. Laval mette giù il pallone, sì, al ferro ci sa arrivare, ma che bella apertura di palleggio senza commettere infrazioni di passi per Gani Laval. Ricordiamo, primo quarto stessa azione, Cousin lo aveva fermato indotto all'infrazione di passi, poi lui aveva segnato dal post alto, qui vediamo il meraviglioso canestro di Marcosvili, e stavolta quindi Cousin cosa ha fatto? Ha fatto un passo in avanti, l'ha schiacciata, bella progressione tecnica del ragazzo. Però durante il replay che ci ha mostrato il nostro Marco Spolitini, fallo in attacco rischiato contro Manocar Marcosvili e sanguinosa palla persa numero 12 della partita di Cantù. D'Ercole si ritrova contro Nicolas Mazzarino, si va da Phil Goss che apre soltanto adesso il palleggio quando mancano 10 secondi per chiudere l'azione. C'è un Bobby Jones libero fuori dall'arco dei 6-75 e Bobby Jones trova la tripla per il 29enne di Compton, California. Sono i primi 3 punti della sua partita. Vediamo un uomo di grande esperienza anche lui nei quarti finali. Marcosvili per Brooks, passa angolo per Jonathan Tabu che prova adesso ancora in palleggio a riprendersi il centro della zona d'attacco. Marcosvili vede spegnersi sul ferro la sua conclusione da 3 punti, il rimbalzo è difensivo per Laval. Goss prova a buttarsi dentro, cambia mano in area, ma Cousin aveva difeso molto bene quell'area impedendogli di trovare un tiro comodo. Tabu da 3 punti senza ritmo, Trinchieri ha chiamato timeout, ci rinuncia perché Cantù prova nuovamente a ritornare sotto. Vedete, su questa azione Goss ha forzato troppo, poi la bomba successiva era un contropiede facile per Roma, poi la prodezza di Tabu che riapre completamente la partita. Meno 5 adesso per la Chebolletta con Jones in palleggio, lo chiude ma D'Ercole non riesce ad arrivare su quel pallone per la buona difesa di Mazzarino. Arriva un altro tentativo di alley-oop sempre in uscita dalle mani di Jordan Taylor per Laval, che però questa volta non può arrivare per primo sul pallone vista la buona difesa di Cantù. Tabu allora dall'altra parte sul meno 5, palla in mano, va da Jeffrey Brooks, importante se dovesse entrare questa tripla. Arriva un altro errore, ma c'è ben piazzato Marco Cousin. Cousin protagonista, prima ha fatto una finta difensiva eccezionale, adesso questo rimbalzo d'attacco. Tabu, si va da Brooks, Mazzarino, 10 per chiudere l'azione.
palleggio con la mano sinistra, fuori per Marcosvili, tiro molto complicato, altro brutto errore, ma altro tap out di Cousin, che con un po' di fortuna la tripla questa volta, vede il fondo della retina, meno due che bolletta adesso. C'è stato un momento importantissimo della partita su quel contropiede romano, Goss poteva aprire alla sua ala destra per un tiro da tre punti in transizione, la buona difesa di Cantù e queste due bombe importantissime di Tabu, veramente fuori dal senso del gioco, ma da giocatore con l'istinto importante nei momenti importanti. Jonathan Tabu in un amen arriva in doppia cifra, era fermo a quei tre punti della tripla del primo tempo, poi quella in sullo scadere gli ha evidentemente dato più convinzione, il suo 4 su 6 con il 66%, di fatto vale il recupero ad un solo possesso con due lunghezze di differenza tra le due squadre. Vediamo qui l'attacco di Roma come aveva lavorato bene e quella situazione, vedete, così gli va incontro, perché? Perché prima gli aveva fatto canestro con la posizione del secondo quarto e bravissimo Laval nella lettura. Eccoli qui i JT a confronto, Jonathan Tabu contro Jordan Taylor. 12 punti per il primo, 9 per il secondo, quella clamorosa striscia da tre triple consecutive per Jordan Taylor e la risposta adesso di Jonathan Tabu, che vale il meno 2 dopo che Cantù era stata sotto di 10 punti. Di nuovo il duello tra i due, ma questa volta il fischio di Quacci ferma l'azione proprio per il fallo del numero 18 belga. Il bonus 6:41 alla fine, entrambe le squadre hanno abbondanti risorse di falli da utilizzare in questi 6:41 in una partita che, ribadisco, la difesa è stata importante per entrambe le squadre perché ben preparata tatticamente da due coach. Ultimi 6:30 in arrivo della partita con Roma palla in mano e due punti, Taius arriva dal nulla a stoppare il tentativo di realizzazione da parte di Roma e questa volta è Phil Goss e non Jordan Taylor che ferma difensivamente il tentativo di penetrazione di Jonathan Tabu. Adesso Coach Richard cosa fa? Taius e Brooks a dare atletismo alla propria squadra e qui lo vedete, Tabu col suo tiro cerca di dare un cambio di velocità quando è ritto con Marcosvili e Mazzarino. Sei stoppate per Cantù, terza nel campionato di Serie A, a 3-4 di media ad ogni uscita. Roma è poco più giù, quinta nella mini classifica delle stoppate di squadra con 2-8 ad uscita. Entrambe comunque sopra la propria media. Qui Marcosvili porta Jones in territori lontani e va a subire un buon fallo. Marcosvili contro Gigi Datome, strepitoso duello di ali piccole a confronto, il blocco di Taius, ma Marcosvili non chiude il palleggio, si ritrova di fronte alla Vale, gli piazza in faccia la tripla che, credeteci, vale il vantaggio di Cantù dopo che era stata sotto di 10 lunghezze. Marcosvili letale. Roma cambia e fa bene fra i 3-4-5, qui una prodessa di Marcosvili. Roma adesso in attacco con Goss per Jones, da lì ha messo la tripla in precedenza, non gli riesce la seconda realizzazione dai 6:75 consecutiva a livello personale e Cantù adesso è di nuovo padrona della partita, più uno e palla in mano. La squadra di Trinchieri non muore mai, troppo abituata a gestire anche momenti difficili dentro le partite. Trinchieri entra in campo per battere le mani ai suoi, sforzo mentale e tecnico notevole visto come era andata la partita, Stefano, per rientrare in partita e riprendere il vantaggio. Adesso Marcosvili che cosa vuole fare? Chiama un pick and roll, non va al tiro di prima intenzione, ma perché lo chiama? Perché vuole provocare un cambio difensivo, perché sa che andare a giocare lontano dal canestro contro Jones e Laval è solo un vantaggio per lui. Fuori Aradori è Marcosvili che negli ultimi istanti insieme a Jonathan Tabu ha preso per mano i compagni e la curva ovviamente adesso grida il suo nome. Mazzarino prende il centro dell'area, è toccato, lui forse vorrebbe un fallo non secondo gli arbitri che reputano regolare la stoppata da dietro su di lui che consente il recupero a Roma con la possibilità adesso di ritornare avanti di uno con un canestro da due o anche di due con un'eventuale tripla, ma Roma adesso è in grande difficoltà a gestire i possessi in attacco e con meno di 10 secondi prima di chiudere l'azione con il cronometro dei 24 Taylor in palleggio con la mano sinistra, va da Goss lontanissimo da 7,5 metri, secondo ferro e rimbalzo di Brooks con fallo di Bobby Jones, rottura prolungata adesso della CE in attacco. Gran difesa di Cantù a tenere le penetrazioni, benissimo lavoro sul taglio fuori difensivo qui Jones a
fatto fallo in attacco, evidente, e porta la sua squadra al bonus. Con ancora 4:51 da giocare e con Andrea Trinchieri che grida a tutti i suoi uomini sul parquet, gli schemi da chiamare. Goss resta su Tabu, il blocco di Tajus, anzi Taylor resta su Tabu. Marcosvili vuole ancora fare tutto lui e arriva l'infrazione di passi, non il fallo come vorrebbe la panchina canturina. Perplesso anche Manuchar Marcosvili. È scivolato e scivolando ha mosso il piede perno di però poco. Attenzione Stefano, perché corregge la decisione. Seghetti corregge la decisione per la rabbia che non nasconde coach Marco Calvani e dice fallo del numero 10, ovvero Lorenzo D'Ercole. Rivediamolo appena possibile, chiedo a Marco Spoletini in regia. Non la prende bene ovviamente Marco Calvani, che prima si vede fischiare passi contro l'avversario e poi fallo contro un suo giocatore. Andiamolo a rivedere. Prende il centro dell'area Marcosvili, scivola, era scivolato, e poi gli arbitri con Seghetti che si prende la responsabilità di cambiare idea e di mandare in lunetta il numero 9 di Cantù. Giro sul ferro la prima conclusione e Cantù resta con la possibilità di allungare soltanto a 2 punti di margine. Abbiamo visto un'interessante immagine di Trinchieri che chiama l'attacco 3. Prima era stato cambiato l'attacco 3 all'attacco 5, 5 probabilmente l'opzione per Marcosvili, 3 per quella per Mazzarini, come prima idea dell'attacco. Con Aradori ancora seduto in panchina in questo finale di partita, lui che ha portato 12 punti alla casa canturina fin qui in questa partita. Goss vuole Taylor che lascia sul posto Tabu da 3 punti, non va come nel terzo periodo, il rimbalzo è di Cantù con Tabu che vuole spingere, il recupero di D'Ercole in difesa che sporca il tentativo di penetrazione. Roma c'è anche se è sotto di 2 nonostante le difficoltà in attacco. La rimessa però è di Cantù con ancora tanti secondi sul cronometro dei 24, esattamente 20 per chiudere l'azione. Marcosvili perso da tutti, reversa sulla linea di fondo. Cantù ha più 4 e Roma adesso ferma a quota 56 da tanti, tanti minuti. La qualità tecnica di Cantù, come dicevi, saper giocare nei momenti che contano, e 6 punti pressione sulle rimesse contro la difesa di Roma. Guardate, solo 5 punti in questo periodo da Tome, prova a fare tutto da solo, anche le sue triple come quelle di Aradoni nel terzo periodo girano come in questo caso sul ferro. Tabu contro 2 giocatori di Roma, il recupero, sbaglia la conclusione, Tajus tiene vivo, Brooks che sbaglia, si lotta con tanti a rimbalzo, il fallo è secondo Paolo Quacci di Jeffrey Brooks in attacco. Però vedete con Tajus e Brooks la verticalità dell'attacco canturino, qui addirittura si porta via 2 giocatori per l'eccesso di generosità di Datome a rimbalzo. Qui poi secondo Quacci Brooks con il braccio è andato ad appoggiarsi sul giocatore avversario di Roma, ecco perché il fallo contro di lui. Goss ha spazio adesso con Brooks che non capisce le intenzioni difensive del compagno e Phil Goss anche con un po' di fortuna, fate pure tanta fortuna, riporta Roma a -1 sbloccando il risultato per la sua squadra davvero dopo tanti tanti possessi andati a vuoto su un errore difensivo stavolta di comunicazione della difesa canturina, uno dei pochi. Mazzarino per Marcosvili, centro dell'area, classico movimento con il suo classico tiro molto corto questa volta sul primo ferro, appena scheggiato, recupero di Roma che nonostante tutto ancora la possibilità di tornare avanti con D'Ercole, anche la sua conclusione appena scheggia il ferro è molto corto. Dopo l'ottimo terzo quarto di Roma da 3 punti è soltanto 2 su 8 in questo ultimo periodo per la squadra guidata da coach Marco Calvani. Marcosvili schiaccia per Tajus con la mano sinistra, la Valdice non se ne parla nemmeno, lo cancella completamente dal centro dell'area, stoppata su un mezzo gancio. La palla con problemi di controllo sposta Marie Monti per arrivare vicino a quel ferro che nemmeno alla fine va a colpire e Cantù ancora con un punto di vantaggio e palla in mano. Eccesso di foga di Laval, era sbilanciato in avanti. Tabu in 2 addirittura a cercare di portare il blocco alto, resta Brooks con Datome che soprattutto resta sul play avversario, il tentativo di prendersi il fallo sulla conclusione che non trae in inganno gli arbitri, Tajus lotta in attacco senza fallo ma c'è comunque la deviazione di Laval. 1 secondo per chiudere l'azione di Cantù, attenzione alle rimesse
su cui Andrea Trinchieri in effetti anche con un secondo dice ok, proviamo a disegnarla per produrre qualcosa. È a 3 su 3 nei secondi finali, diciamo, dopo i 5 per andare a canestro, e quindi però abbiamo la stoppata predigione. Un'altra volta una controindicazione da parte degli arbitri, con Seghetti che dice no, si ritorna in campo perché il time out dal tavolo non è stato chiamato. Il fischio arriva adesso con extra chiarimento fra il primo arbitro dell'incontro, Seghetti, e Andrea Trinchieri. Calvani è già in panchina a gestire il suo time out. Trinchieri ci arriva solo adesso, c'è tensione nell'aria, si sente, ultimi 2 minuti, un punto solo di differenza, tutto molto aperto qui a Cucciago. Time out importantissimo per ovviamente la lettura di questo secondo. Abbiamo visto quanti canestri si possono realizzare in così poco tempo in questi campionati, e per la situazione tattica della partita equilibratissimo. Un fallo ancora da spendere per Cantù in questo parziale di quarto, dove vediamo 13 rimbalzi per Cantù e solo 5 per Roma. Adesso andiamo a vedere quella bomba incredibile sul cambio difensivo di Marco Svili. Lo guardate, la difesa c'era, bravissimo lui, a 4 secondi dalla fine. Oh, davanti aveva un 2-0-5 che in questa partita, ovvero Gani Laval, ha piazzato anche diverse stoppate, oltre che 14 punti e 8 rimbalzi. Stefano, 7 però nel primo quarto, poi Laval si è un po' fermato. È vero che in attacco ha fatto abbastanza bene, un po' si è interrotto, come tutto l'attacco di Roma peraltro nel secondo tempo, in particolare nell'ultimo periodo, perché nel terzo quarto Roma era andata avanti anche di 10. Roma non ha come prima opzione Lavallo ancora, e la rimessa che quasi, ma poi non produce alla fine 2 punti, produce comunque un extra possesso vista l'ottima reazione da parte dei giocatori di Cantù, che hanno tenuto vivo il pallone. E poi fallo in attacco, dice Quacci, del numero 16 qui inquadrato, Alex Taius. C'è stata una protesta di Marco Calvani riguardo al tiro a canestro e il rimbalzo d'attacco di Cantù, poi il fallo e la palla adesso giocata per Roma. Aria perché no di supplementare, a 1.45 dalla fine dell'incontro è tornato per la prima volta sul parquet nell'ultimo periodo, dopo praticamente 8 minuti seduto in panchina anche Pietro Radori. Ultimi 95 secondi da Tome, penetrazione con la mano sinistra, appoggiata al tabellone, destra o sinistra non fa differenza. 2 per da Tome, Roma avanti di 1. Da Tome alla forte, batte partendo lontano da canestro il suo uomo, pregevole gancio sinistro. Brooks, Marco Svili, si va da Radori, non si prende il tiro dalla lunga, vuole penetrare anche lui e va a commettere il secondo fallo in attacco consecutivo della squadra di Andrea Trinchieri. Momento fondamentale della gara. Stefano, forse sarebbe facile dire dopo 8 minuti seduto in panchina è facile commettere questi falli. Premiamo però l'ottimo movimento e posizione difensiva di Datome. Era dal suo stesso lato, difendeva sul post'alto, ha fatto 2 scivolamenti, bravo Datome. Chiude, palla in mano per l'attacco adesso della CEA. Taylor in palleggio insistito, non lo chiude, mano sinistra a centro dell'area e bella parabola che trova al fondo della retina. Roma più 3 adesso, ultimo minuto che inizia in questo istante. Tabu, blocco di Taius, Tabu vuole restare su quel blocco. Si gira il pallone per Aradori, vicino alla persa, non arriva, mancano 10 secondi per chiudere l'azione, difficoltà adesso. Marco Svili va da Tabu, 5, l'1 contro 1 con Taylor, prova a sfruttare il blocco di Taius con la tripla, secondo ferro e rimbalza di Roma in difesa, 37 secondi alla fine, possesso decisivo per l'attacco di Roma. Grande difesa di Roma. Taylor, Trinchieri vuole tutti larghi e cambio ad ogni blocco portato eventualmente dai giocatori di Roma. Laval con molta calma, 8 però per chiudere l'azione che inizia adesso. Taylor vicino anche lui, l'ha persa come Radori in precedenza, 2 secondi, 1 secondo, parte una tripla, Laval è lì ma fuori tempo massimo perché il ferro non era stato toccato. 12 secondi, 90 centesimi per Cantù con una tripla per cercare il pareggio. Time out in campo, ce lo prendiamo volentieri anche noi perché sta succedendo di tutto in un finale di partita fantastico. Giusta la decisione arbitrale, adesso questo time out con un vantaggio della CEA di 3 punti. Il bonus è vero per entrambe le squadre, quindi è chiaro che la CEA adesso andrà a fare fallo ovviamente.
Qui c'era un intervento di piede di D'Ercole, non fischiato dagli arbitri, giudicato evidentemente non volontario. E poi la palla comunque recuperata da Cantù, che adesso ha la possibilità, dopo l'errore di Roma giudicato fuori tempo massimo dei 24 secondi a disposizione. Andiamo intanto qui a rivedere, qua c'è un'azione importante, la penetrazione di Datome, Datome che vale il più 3. Quando parte un'ala piccola con la sua rapidità e il suo controllo di palla miglioratissimo con la mano sinistra, giocare contro il 4 avversario, anche se Brooks, che è un'ala piccola che gioca da 4, fa un canestro importantissimo. Allora, tatticamente, una squadra in vantaggio di 3 punti che cercherà di fare fallo per impedire la bomba della squadra avversaria, e la Chiaboletta specializzata con i suoi tiratori, la scelta Aradori, Liunen, Marcosvili e Tabu per tirare da 3 punti, con Brooks da centro, anche lui può tirare da 3 punti. Ci saranno cambi costanti tra tutti i ruoli. Si va col quintetto piccolo, Marcosvili senza subire il fallo, vuole la tripla, in e out, e Brooks che prova a tenere vivo il possesso prima che Datome afferri quella palla e si veda fischiare il fallo in favore. Altra tripla di Cantù questa sera, andata vicinissima alla realizzazione con il dentro e fuori. 6 secondi e 41, con un 2 su 2 la partita sarebbe pressoché finita in favore di Roma. Tutta la concentrazione di Gigi Datome, glaciale come sempre dalla lunetta, più 4 per Roma. Dice Calvani, solo opposizione al tiro. Datome non fallisce, più 5, meno di 7 secondi per Cantù, che adesso passa la metà campo con Tabu, non subisce un'altra volta fallo, prova la tripla di nuovo, tabellone, dentro fuori, esulta Gigi Datome e Marco Calvani con la sua Acea Roma espugna per la prima volta in stagione, la seconda in casa, il campo di Cantù, che si ferma a quota 60 punti realizzati. Che partita coach Michelini, che merito per la Acea Roma dopo l'enorme difficoltà di trovare la via del canestro, ferma per tanti minuti a quota 56, poi un 9 punti nella seconda parte dell'ultimo quarto, decisivi, vittoria di grande merito per Roma. Analizzando tutta la partita, i primi due quarti fra le squadre con grande equilibrio, sopravvento delle difese, poi il terzo quarto di Roma. Avevamo detto, Roma è stata capace tante volte quest'anno di fare terzi quarti con grande autorità, poi la ottima gestione nel finale, anche con 3 piccoli in campo a gestire la palla, e le percentuali di tiro da 3 punti di Cantù sono state non quelle di questo livello per vincere questa partita. Roma non ribalta il meno 14 dell'andata, ma va comunque a più 2 in classifica, lasciando indietro adesso nella lotta al quarto posto la Chiaboletta. Ci lasciamo soltanto per pochi istanti di pubblicità, poi ovviamente l'intervista con l'MVP. Marcosvili si ferma a salutare il suo pubblico, è l'ultimo ad entrare nel tunnel, forse quello che in questo palazzetto prenderà per l'ultima volta. A tra poco. La profesión. Buenito. Estoy aquí. Allez, fanulone. Pluton. Pluton. Dove sei? In brattatele. Oh, sublime bellezza. Maestro, maestro. Le assicuro, è un'opera museale. Le mando una foto. Un inclusive big a 13 euro al mese per 5 anni. Internet, messaggi e minuti veri verso tutti. Nei negozi Wind. Contro la tosse puoi provare Vix Tosse Mucolitico. Perché quando hai la tosse grassa, desideri un rimedio che entri in azione velocemente. Vix Tosse Mucolitico inizia ad agire velocemente per sciogliere la tosse grassa. È un medicinale. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Fritti, ti andrebbe di passare una bella seratina? Brava, mi guardo la partita! E voilà! E che ho detto? Crodinola l'alcolico biondo fa impazzire il mondo! Interessanti le offerte All Inclusive, ma secondo te sono anche per i professionisti? Io ho l'Unlimited, è perfetta per il mio lavoro. Scopri le offerte All Inclusive anche per il tuo business, nei negozi Wind. Per molti uomini la rasatura è una cosa delicata. Prova Gillette Fusion Pro Glide con le lame Gillette più sottili di sempre.
più di un foglio di carta e anche di un bisturi. Rispetto al nostro miglior usa e getta, sottopone a meno stress la tua pelle scorrendo facilmente sul tuo viso. Fusion Pro Glide. Meno stress sulla pelle rispetto al nostro miglior usa e getta. Da Gillette. Di nuovo in diretta, in onda dalla NGC Arena di Cucciago, con noi subito Gigi Datome. Gigi, grande gioia, avete spugnato per la prima volta in questa stagione il Pianella. Mi avevi detto prima della gara, questo è un palazzetto magico, qui ci si esalta, e peraltro tu qua hai sempre fatto molta fatica, questa sera l'hai dominata ad un certo punto. No, l'anno scorso ho fatto fatica una partita, però è sempre bello giocare qui perché c'è un'atmosfera incredibile, una curva bellissima, tifo caldo e corretto, poi forse perché sono gemellati con Roma, forse però abbiamo risultato un po' troppo perché comunque è una vittoria di campionato, non è nient'altro, però fa piacere per un gruppo di ragazzi che si è trovato quest'anno, che doveva solo salvarsi, vincere in un campo difficile per tutti. Adesso forse sono un po' più preoccupato perché in Coppa Italia saranno ancora più arrabbiati forse, però dai, va bene, giorno per giorno è la nostra forza, pensare giorno per giorno, andiamo avanti così. Gigi, una partita molto strana, partita con punteggio molto basso, tanti fischi, tante palle perse, percentuali da tre bassissime, poi si è infiammata, voi nel terzo quarto avete messo le mani sulla partita, siete andati avanti di 10, tu e Jordan Taylor non sbagliavate più un colpo, anche quella fantastica magia con la mano sinistra, poi Cantù è ritornata sotto, come l'avete vinta questa gara? Sì, il terzo quarto abbiamo giocato veramente come Sassari forse, no? Giocando, Jordan ha messo tre tiri incredibili che però non sono frutto di azioni costruite, però ci abbiamo giocato di un talento, è giusto sfruttarlo, ma soprattutto in difesa siamo andati benissimo secondo me, una grande difesa solida dentro, perché Cantù per esempio è andato, ci aveva messo tante difficoltà, questa volta siamo stati più duri, vuol dire che siamo migliorati, il nostro obiettivo è migliorare, quindi no, veramente soddisfatto di stasera. Gigi, ultima per me, poi ti lascio a coach Michelini, non avete ribaltato almeno 14 ma avete vinto qua, li lasciate indietro di due, siete quarti, vincere qua vuol dire tanto, soprattutto a livello mentale, adesso non potete più davvero nascondervi, non potete più essere solo una bella sorpresa, adesso ci siete, siete una realtà forte. Sì, non ci vogliamo nascondere, dopo quando la squadra giovedì è andata a fare 6 vittorie su 8 in trasferta, non può nascondersi, sinceramente non ci ho pensato neanche un secondo, a differenza Canestri, se veniva era meglio, però non era questo l'obiettivo. Continuiamo a fare il nostro campionato, ripeto, la nostra forza è guardare partita per partita, adesso pensiamo a Reggio Emilia, un altro campo difficile, un altro campo dove è difficile giocare, noi pensiamo veramente non a partita per partita ma allenamento per crescere insieme. Coach Michelini, per te. Una domanda sola, Gigi, parlavi della difesa, avete tenuto Cantù prima in tutte le graduatorie di percentuali da tiro al 35%, gli ingredienti della vostra difesa? Ma sicuramente siamo cresciuti, ci troviamo meglio appunto in difesa, in rotazione, negli aiuti, poi mi viene in mente anche qualche tiro aperto, sbagliato, un Cantù che all'andata invece abbiamo segnato sempre, non voglio dire che abbiamo limitato Cantù perché Cantù quando gioca a basket è difficile da limitare, noi siamo stati bravi, forse anche un po' fortunati come tutto l'anno sicuramente, però ripeto è significativo, è bello e fa piacere quando una squadra lavora tanto in settimana in palestra e i progressi si notano. Invece ti voglio fare solo i complimenti per quello che hai detto riguardo Gallinari in settimana, hai detto da italiano sono orgoglioso che potesse essere solo se essere votato per lo Star Game, ti fa onore. Ah sì, perché tanti sento parlare chiaramente, è meglio questo, è meglio quell'altro, quello non gioca, a me fa solo piacere pensare che ci sono tre miei amici con cui posso giocare in nazionale che fanno la differenza in America con i migliori, quindi da italiano dobbiamo essere veramente tutti orgogliosi. Gigi, grazie, sottolineando anche che ovviamente sei stato salutato dai tuoi tifosi ma anche dai tanti canturini qua, e quindi questo è certamente un bel gesto per un giocatore universale, quindi grazie Gigi ancora di più per la tua presenza qua. Stefano, noi teniamo ancora la linea per analizzare adesso ancora più nel dettaglio e nei numeri questa partita che Roma, ribadiamo, vince con grande merito. Cantù è la seconda sconfitta consecutiva, noi avevamo definito già strana quella di Venezia, non nelle corde di Cantù, una Cantù che quando arriva sugli ultimi possessi mette mani sulle partite per poi portarle a casa, almeno questo dice la storia di questo campionato di Cantù, non è successo nelle ultime due partite. Coach Trinchieri si deve iniziare a preoccupare secondo te di qualcosa che forse può essersi rotto dentro la squadra oppure no?
dopo l'eliminazione dall'Eurolega, gloriosa seppure, c'è stato un periodo per poter lavorare sulla squadra e tante vittorie larghe nel punteggio. Poi, come dicevi, questi due ultimi quarti, quello di Venezia e questo, contraddistinti che cosa? Da scarsa percentuale al tiro da tre punti di Cantù e difficoltà a andare nell'area avversaria. Anche oggi solo due tiri liberi nell'ultimo quarto per l'attacco di Cantù. Quindi la profondità, cercare di verticalizzare il gioco nell'area avversaria sarà il tema del lavoro di coach Trinchieri. Anderson probabilmente è ancora lontano dal poter essere un secondo playmaker del livello che Cantù si aspetta. Stefano, io voglio insistere, non ce ne vogliono i tifosi di Cantù che ancora ci stanno guardando già delusi della partita. Per come ha salutato, per come è uscito dal campo salutando la sua curva qua alle nostre spalle, Marco Svini mi sembrava commosso, se non al passo d'addio quasi. Ricordiamo ancora una volta che c'è questa trattativa aperta con il Galatasaray, pronto a sostituire David Hawkins, risultato positivo a un test antidoping, mettendo sul piatto tanti soldi sia per Marco Svini che per Cantù. È arrivato alla fine in doppia cifra, ha dato il suo solito contributo. Cantù ci ha già messo tanto per trovare un sostituto del playmaker che ancora sta facendo molta fatica ad inserirsi. Dovesse perdere anche Marco Svili in una situazione adesso molto particolare in stagione con la Coppa Italia alle porte, aia. Sono situazioni sicuramente destabilizzanti, questo è inutile ovviamente dirlo. Sono anche situazioni motivanti se succedesse che Marco Svili se ne va, per chi lo deve sostituire. E ovviamente è chiaro che è un giocatore troppo importante per questa squadra perché non passi inosservato la sua partenza. Stefano, però anche su coach Marco Calvani, arrivato un anno fa, romano di Roma, quindi probabilmente sente addosso una responsabilità maggiore a guidare la squadra della sua città, davvero l'abbiamo detto più volte, adesso non è più un piccolo miracolo, d'accordo le difficoltà economiche, però Roma ha messo insieme una fantastica squadra, la vittoria di questa sera lo attesta ancora di più, secondo me c'è tanto del suo, o sbaglio? Non ci sono dubbi, coach Trinchieri che dei premi di allenatore dell'anno ne ha presi, ha voluto riconoscerli per quello che sta facendo Marco, che è una persona che conosciamo bene, con i piedi per terra da sempre, che non fa voli pindarici e che non la racconta, e per questo merita tutto quanto di buono si parli di lui. Lo avremo tra poco, coach Marco Calvani con noi in collegamento durante domenica sprint, per ora anche ringraziando soprattutto coach Michelini. Grazie per la sua solita presenza, lo ritroveremo ovviamente tra poco nel collegamento. È tutto per ora dall'NGC Arena, dove ha vinto la CIA Roma per 65-60 nel posticipo. Targato Rai Sport.